Grazie. Confesso la mia particolare, il mio particolare stato d'animo per quanto sento il peso e la responsabilità di aver portato un argomento simile qua dentro. Ringrazio ovviamente tutti i presenti, dall'ufficio di presidenza, legislativo e tutti voi, e gli autorevoli relatori che racconteranno quanto si è cercato di mettere insieme, grazie a Salvatore, in un libro che racconta tutto ciò che continuamente non si vuole raccontare. È particolare, è abbastanza rappresentativo che oggi riusciamo a farlo qua dentro, in questo palazzo, dentro questa istituzione. Subito dopo di me ci sarà un video che hanno realizzato Angelo con le Agende Rosse, che è un ultimo recente contributo agli sviluppi rispetto al ritrovamento o comunque alla questione Agende Rossa. È significativo che questo libro, La Repubblica delle Stragi, venga appunto trattato dentro il palazzo di Regione Lombardia. È significativo che questo luogo ospiti Salvatore Borsellino, fratello del giudice Paolo barbaramente ucciso a Cosa Nostra. Speriamo che questa occasione porti un po' di luce e di legalità in un luogo che ha visto sin troppo il buio della corruzione e del malaffare. Ma per fare ciò qui in Regione bisognava parlare anche di trattativa Stato-mafia e di certi protagonismi di questa tristissima pagina di storia italiana. Lo scorso maggio Giuseppe De Donno, ex colonnello dei Rosse dei Carabinieri ed il generale dello stesso reparto, Mario Mori, sono stati condannati rispettivamente a 8 e 12 anni dal Tribunale di Palermo. Essi si fecero portatori presso le istituzioni del messaggio dei clan, un messaggio intimidatorio fatto di stragi e morti e volto ad introdurre lo Stato a più miti consigli nella politica di contrasto alla Cosa Nostra, a Cosa Nostra. Per questo costoro sono stati considerati dai giudici dei correi di capomafia, perché trattando e dialogando con boss sanguinari per il tramite del sindaco Vito Ciancimino e rappresentando le loro istanze al governo, di fatto rafforzarono e aiutarono Cosa Nostra. Qualcuno disse che Ciancimino non era tanto mafioso, ma era più politico tra i mafiosi. Mario Mori e Giuseppe De Donno, qui in Regione Lombardia, non furono degli estranei. Nel 2009 Formigoni li volle per comporre una task force, Comitato per la legalità e trasparenza delle procedure regionali dell'Expo, fu così chiamata, contro la mafia e il rischio notevole, come diceva lo stesso Formigoni, che associazioni di stampo mafioso tentassero di infiltrarsi in Expo 2015, alla faccia aggiungerei. Fu tutto un bluff. In realtà, come si scoprirà poi, i due carabinieri si inserirono pienamente nel sistema di corruzione e illegalità che viveva in regione. Nel 2012 nascostamente tentarono di supportare Formigoni nei suoi problemi con la giustizia. A provarlo le intercettazioni che i giornali pubblicarono di alcuni dialoghi tra Mori e De Donno. Ma ha telefonato la segretaria del presidente Formigoni, diceva Mori. Ci vediamo qui a Roma. C'è qualche problema particolare oltre alle intercettazioni? Di quali intercettazioni parlasse non si sa. L'unica cosa certa era che gli investigatori di Palermo sospettarono che i due volessero agire con una bonifica di cimici negli uffici o nelle abitazioni dell'allora presidente della Lombardia.
Io l'ho incontrato a Milano la settimana scorsa, racconta De Donno a Mori. E chiaramente lui era molto preoccupato, perché oltre a quanto già successo, ci sono notizie di altre cose che stanno per arrivare, molto pesanti. Ancora De Donno. Come presidente della regione non può continuare a dire dobbiamo aspettare la magistratura, che questa è tutta gente innocente, ci sta mezza Lombardia indagata. Quindi, commenta Mori, tra l'altro adesso cominciano ad uscire fuori anche implicazioni di contatti molto pesanti con problemi di 'ndrangheta. E sentenzia. Qui ci vuole un team di persone che l'assiste, che l'aiuta nel gestire giorno per giorno una campagna di immagine che sia fortissima. Al che conclude De Donno, che si lascia sfuggire con una valutazione giudiziaria. Perché qui, giorno per giorno, alla fine, puntano a lui. Poi lui sa i fatti suoi. Se ha fatto casini, cazzi suoi, eh? Questo dichiara De Donno. Questo era il modo in cui parlava l'autorevole colonnello dei ROS, meritevole, secondo Formigoni, di essere chiamato a collaboratore con Regione Lombardia. Ma nel 2009, quando doveva nascere la Task Force, già si sapeva delle indagini sulla trattativa, già si sapeva dei sospetti che gravavano su Mori e De Donno. Di loro due parlò Massimo Ciancimino, figlio dell'ex presidente, l'ex sindaco di Palermo Vito, già nell'aprile del 2008, il 7 aprile per l'esattezza, durante un interrogatorio coi PM a Palermo nei confronti al cospetto di Ingroia e di Matteo. La notizia poi uscì all'ANSA il 13 giugno dell'anno stesso. La Lombardia doveva confermare la sua probabile indifferenza e colpevole distrazione rispetto a questi temi e portare in palmo di mano Mori e De Donno come salvatori della patria contro l'infiltrazione mafiosa a Milano. Perché allora nessuno dalle parti del Pirellone si scandalizzò di quelle nomine? Davvero incredibile, per usare un eufemismo, che nessuno al Pirellone si interrogò di quelle nomine. E infatti nel 2014 si scopre che De Donno e la sua G-Risk, l'azienda di security che aprì una volta uscito dall'arma, furono favoriti tramite gare d'appalto truccate, tra cui una da 140.000 euro per la rilevazione e gestione di rischio ambientale collegati ai lavori dell'autostrada Brebemi, Milano-Brescia. Era l'inchiesta che scoprì malaffare e corruzione in Infrastrutture Lombarde S.p.A. all'epoca della direzione Antonio Rognoni. Insomma, questo è stato Regione Lombardia. E naturalmente adesso vorremmo che si cambiasse passo. Concludo ricordando che è importante conoscere per non ripetere gli stessi errori. Con questo incontro organizzato la Commissione Antimafia, al quale rinnovo il ringraziamento, di cui sono componente, approfondendo il complesso tema, grazie agli autori del libro, e facendo tesoro soprattutto di questa esperienza e di tutta la lotta che sta portando avanti Salvatore da molti anni, e che con piacere noto che soprattutto nei giovani sta suscitando molto interesse e seguito. Quindi passiamo alla proiezione del video e di nuovo vi ringrazio tutti per la presenza. Grazie. Per la verità, prima del video, a proposito di Commissione Antimafia, c'era la presidente della Commissione Antimafia, Monica Forte, che ci voleva salutare, accogliere in questa sala, in questa giornata. Buonasera a tutti, io vi ringrazio molto, ringrazio tutti, ogni singola persona che ha voluto partecipare oggi a questo evento è
Naturalmente, come commissione, anche a nome del mio ufficio di presidenza e dei funzionari qui presenti, ringrazio anche ovviamente i relatori e gli ospiti di questo evento. Questo perché io voglio mettere, diciamo, l'accento sull'alto valore che ha il confronto sui temi del contrasto alle mafie, soprattutto quando questo si svolge all'interno di luoghi istituzionali. Perché sono assolutamente convinta che tanto è importante che le istituzioni escano dai palazzi, come la Commissione Antimafia sta tentando di fare, andando sui territori particolarmente interessati da infiltrazioni mafiose, per far sentire la vicinanza delle istituzioni ai cittadini e anche a quegli amministratori locali coraggiosi che tutti i giorni hanno il coraggio, nonostante le intimidazioni e le minacce, di fare il proprio dovere fino in fondo. Altrettanto importante che però di certi temi si parli all'interno delle istituzioni, in particolar modo quando si parla di compromissione politica con le mafie, che credo sia una delle cose più vergognose che possano accadere, perché vanno a minare il significato stesso del valore delle istituzioni, del valore della democrazia, del valore dello Stato. Quindi io oggi sono particolarmente onorata di aver potuto ospitare con la Commissione Antimafia qui all'interno del Consiglio regionale, e di questo chiaramente ringraziamo anche l'istituzione consiliare, di poter parlare di questi temi, temi che vengono percepiti come temi difficili, come temi scottanti, ma di cui invece bisogna parlare ad alta voce. Tra l'altro colgo l'occasione per ricordare che proprio a fine dicembre è stata presentata ufficialmente la relazione finale di una indagine portata avanti dalla Commissione Antimafia della Regione Sicilia, presieduta da Claudio Fava, figlio chiaramente del noto giornalista Pippo Fava, di cui abbiamo purtroppo ricordato la morte per mano della mafia il 5 di dicembre, proprio sul tema del di gennaio, scusate, quello intendevo, proprio sul tema del depistaggio sul caso della strage di Via D'Amelio. Invito diciamo chiunque ne abbia la possibilità di leggerla, perché è estremamente interessante, soprattutto perché pone l'accento su un aspetto assolutamente innovativo, e cioè che il depistaggio sia addirittura iniziato ben prima della strage di Via D'Amelio. Sono temi, mi rendo conto, difficili, ma che noi qui ovviamente portiamo avanti. È un discorso lungo, molto c'è da fare, ma credo che momenti come questi sono dei piccoli passi verso un progetto molto più ampio, che prima o poi, insomma, sarà in grado di farci dire che le istituzioni sono libere da commistioni con le mafie. Solo quando potremo arrivare al punto in cui potremmo affermare questo con certezza, noi avremo, come dire, l'orgoglio di far parte di uno Stato veramente che meriti di essere definito tale. Quindi grazie ancora e buona continuazione. Grazie alla Presidente Forte, che ha citato una relazione importante che parla appunto del depistaggio di Via D'Amelio, della strage in cui morì Paolo Borsellino e gli uomini della scorta. Ecco, ora vorrei che Angelo Garavaglia parlasse in pochi minuti del video che sta proiettando, perché è un video che ha creato lui ed è un video molto importante in uno dei tanti misteri dentro Via D'Amelio, cioè la scomparsa dell'agenda rossa. Sì, grazie intanto per essere venuti. Confesso la mia grandissima emozione, non parlo in pubblico spesso, quasi mai, e di solito sto davanti a un computer, i computer sono, li preferisco alle persone. Detto questo, il lavoro che è stato fatto per fare questo video è stato fatto perché quando avevamo presentato al processo Borsellino Quater un video molto più articolato, dove c'erano una serie di immagini senza nessun commento, lo avevamo proiettato perché, per la Corte, ma soprattutto per i PM, che avrebbero potuto capire senza spiegazioni quello di cui parlava quel video.
Quel giorno, poco prima che si iniziasse, che il nostro avvocato Fabio Repici iniziasse l'arringa e venisse proiettato il video, hanno deciso di non venire, quindi non hanno potuto vedere questo video. Hanno deciso di andarsene, è vero, sono venuti a mettere la firma fondamentalmente. E quindi mi sono deciso a provare a fare un video che provava a spiegare quello che in tutti questi anni avevamo scoperto. Contate che siamo tutti volontari, non lo facciamo di professione, per cui ho trovato una semiprofessionista che mi ha tenuto per 3 ore a farmi domande e quindi poi ne è venuto fuori quello che vedrete. All'interno del video troverete numerose correzioni degli asterischi, perché appunto, siccome è stato fatto praticamente in diretta, dopo è stato necessario fare delle piccole correzioni. E l'altra cosa importante è che io ogni tanto, ogni 3-4 mesi, rivedo di nuovo tutto quanto, perché mi accorgo che lasciando passare un po' di tempo riesco a concentrarmi meglio e a trovare anche altri piccoli dettagli, e così è stato, per cui ho aggiunto delle cose. Contate che ci sono più o meno 3 ore di video, di pezzi di video che abbiamo raccolto in tutti questi anni tra Rai, Mediaset, Vigili del Fuoco, e ovviamente la visione prima l'ho fatta a velocità normale e poi tutte le volte dovevo farla alla velocità minima, cioè al 10% della velocità, per cui potete immaginare quanto tempo occorra per guardarlo. Direi che ho detto tutto. Troverete che alcune cose che ci sono in questo video nessuno ve le ha mai raccontate. Due o tre anni fa su Il Giornale è uscito questo presunto scoop di questa agenda rossa ritrovata, io non so se qualcuno di voi se lo ricorda, e ci sono stati i titoloni dei giornali. Alla fine, dopo neanche 2 giorni, abbiamo smontato questa tesi e abbiamo fatto capire che era un pezzo di un parasole. Però intanto colui che ha scritto questo pezzo, Chiocci, non mi ricordo il nome, poi è diventato quasi automaticamente direttore del Tempo. E niente, adesso non vi tedio oltre, visto che già dovrete sopportarmi per 20-25 minuti, e procedo a farvi vedere il video. Mi chiamo Angelo Garavaglia Fragetta. Lavoro insieme a Salvatore Borsellino da 10 anni. In qualche modo abbiamo costruito insieme il movimento delle agende rosse, insieme ad altri compagni di viaggio. Io sono quello che si è occupato della parte più tecnica, dietro le quinte, l'organizzazione del palco, la costruzione del sito 19 luglio 1992.com, piuttosto che la raccolta e l'analisi dei video della sparizione dell'agenda rossa. Da qui viene il nome del nostro movimento, l'agenda rossa sottratta a Paolo Borsellino nella strage di Via D'Amelio. In questi anni mi sono occupato di reperire quanto più materiale possibile sulla sparizione dell'agenda rossa. Tutto nasce dalla strage di Via D'Amelio nel 1992, il 19 luglio. Siamo a 57 giorni dalla strage di Capaci. Giovanni Falcone viene ucciso, un'autostrada viene sventrata. 57 giorni dopo muore il suo amico fraterno, Paolo Borsellino, nella strage di Via D'Amelio, appunto. Una 126 viene imbottita di tritolo e viene fatta esplodere di fronte al palazzo dove abita la madre di Paolo Borsellino. Paolo Borsellino era lì per accompagnarla dal cardiologo e appena mette il dito sul citofono la 126 viene fatta esplodere, uccidendo lui e 5 degli agenti della sua scorta. Si salva solamente Antonino Vullo, che ancora oggi ha gli incubi. Il 19 luglio del 1992, oltre alla strage di Via D'Amelio, accade anche un altro fatto importante.
la sparizione dell'agenda rossa del magistrato Paolo Borsellino. Questa agenda era un'agenda che da qualche mese Paolo teneva sempre con sé e appuntava le cose più importanti, appunti investigativi, rivelazioni di pentiti che in quel momento stavano iniziando a collaborare, alcune cose che magari ancora non erano state verbalizzate. Ricordiamo che recentemente è stato trovato un appunto molto importante di Giovanni Falcone, che parlava dei soldi che Berlusconi versava alla mafia. Che ci fosse questa agenda rossa all'interno di una borsa di cuoio sul pianale dell'auto guidata da Paolo Borsellino è certo. I familiari di Paolo si ricordano di questa agenda rossa sul tavolo della scrivania, e quando Paolo è uscito, è andato verso la macchina con la sua borsa, questa agenda non c'era più, per cui è evidente che fosse nella borsa di Paolo. Dopodiché Paolo fa il suo viaggio verso Palermo da Villagrazia di Carini, dove si trova in quel momento, non fa nessuna sosta, per cui non può neanche averla persa, data a qualcuno. Esce dalla macchina blindata e va a citofonare alla madre per dirle di scendere. Anche qui qualcuno dice che l'agenda rossa può essere andata distrutta nell'esplosione, ma è inverosimile pensare che Paolo tirasse fuori dalla borsa l'agenda solo per andare a citofonare alla madre. Fin da subito i familiari di Paolo si lamentano della mancanza dell'agenda rossa tra le cose che hanno restituito alla famiglia. Si inizia subito a capire che questa agenda è stata sottratta, è stata fatta sparire, ma nessuna inchiesta, nessuna indagine viene fatta. Fino al 2005. Nel 2005, 13 anni dopo, una telefonata anonima arriva al giornalista Lorenzo Baldo di Antimafia 2000. Una voce gli racconta che nello studio fotografico di un fotografo di Palermo c'è una foto che ritrae un capitano dei carabinieri, un carabiniere comunque, con una borsa di cuoio, probabilmente quella di Paolo Borsellino, che si dirige verso l'uscita di Via D'Amelio. Da lì finalmente parte un'inchiesta sul furto dell'agenda rossa. Questo capitano si chiama Giovanni Arcangioli e alla fine verrà assolto dal furto dell'agenda rossa. Non è possibile provare che l'abbia presa lui, c'è solo un'immagine con lui con la borsa in mano. Però l'inizio di questa inchiesta fa sì che vengano ascoltati numerosi testi e che vengano visti, osservati tutti i video che le telecamere dell'epoca hanno ripreso. Un video in particolare, il video di un anziano giornalista, Campolmi, conferma quello che abbiamo già visto nella fotografia, e cioè il capitano Arcangioli che con la borsa in mano si allontana e va verso l'uscita di Via D'Amelio. In un'altra inquadratura fatta da un'altra telecamera si intravede sempre Arcangioli, stavolta molto vicino a Via Autonomia Siciliana, si vede che proprio va in quella direzione. Iniziano ad essere ascoltati i testi, i testimoni, in particolare l'ex magistrato Giuseppe Ayala. Giuseppe Ayala già nel 1998, durante una testimonianza al processo Borsellino Ter, parla di questo episodio, un episodio che riguarda l'asportazione della borsa dalla macchina di Paolo. Questa borsa alla fine verrà portata nell'ufficio del questore La Barbera, piena di documenti, un crest dei carabinieri in legno, un regalo che i carabinieri avevano fatto a Paolo, ma senza il suo contenuto più importante, cioè l'agenda rossa. Il poliziotto che ha portato la borsa da Barbera si chiama Maggi. Dice di averla prelevata
e di essere andato via da Via D'Amelio per portarla direttamente nell'ufficio del questore La Barbera. Nel 1998 invece Giuseppe Ayala racconta che un ufficiale dei carabinieri che era accanto alla macchina preleva la borsa di Paolo e fa per consegnargliela, ma non essendo lui più in magistratura, era diventato da poco deputato, non la prende e la fa consegnare a qualcun altro che poi si allontana da Via D'Amelio. Questo è il suo primo ricordo, il ricordo più vivido del 1998 appunto. Quando inizia l'inchiesta siamo invece nel 2005, 13 anni dopo, e vengono sentiti altri testi, Ayala compreso, che però stavolta fornisce una versione differente. Non è più sicuro che la persona che ha prelevato la borsa dalla macchina di Paolo sia un ufficiale dei carabinieri. Si ricorda invece di averla consegnata ad un ufficiale dei carabinieri. Arcangioli viene sentito. I suoi ricordi sono che ha prelevato lui la borsa dalla macchina di Paolo e che insieme ad Ayala, dalla parte opposta di Via D'Amelio, hanno controllato il contenuto. Hanno visto che all'interno c'erano documenti e un crest dei carabinieri. Questo è un dettaglio importante perché rivela che effettivamente Arcangioli ha guardato all'interno di questa borsa, perché altrimenti non avrebbe mai potuto sapere che all'interno ci fosse un crest dei carabinieri. Lui dice una cosa importante: io ho guardato l'interno della borsa insieme al dottor Ayala, ma Ayala in entrambe le sue due versioni non ha mai raccontato questo episodio. Ayala continua a dire di non aver, soprattutto di non aver neanche conosciuto Arcangioli, men che meno di aver aperto la borsa in sua presenza. Arcangioli invece continua ad affermare che lui ha aperto la borsa di fronte ad Ayala. Poi dice che non si ricorda se lui o qualcun altro ha rimesso la borsa all'interno della macchina di Paolo. In ogni caso, questo qualcun altro doveva aver ricevuto un ordine da lui stesso. La cosa che appare inverosimile è che un capitano dei carabinieri decide invece di conservare un reperto importante come può essere la borsa di Paolo, la mette o la fa rimettere all'interno della macchina di Paolo, che è ancora interessata da alcuni ritorni di fiamma, alcuni piccoli incendi che i vigili del fuoco sono impegnati costantemente a spegnere. Questa è forse la stortura più importante, insieme al fatto di non ricordarsi di essere andato verso l'uscita di Via D'Amelio, ma si ricorda Arcangioli di essere andato dalla parte opposta al numero 19 di Via D'Amelio. Ayala, dal canto suo, continua a fornire versioni diverse su chi ha preso materialmente la borsa all'interno della macchina di Paolo. Addirittura in una trasmissione televisiva afferma di essere stato lui stesso a prendere quella borsa. A un certo punto quindi viene sentito il giornalista Felice Cavallaro, che è un amico di Giuseppe Ayala e sta scrivendo insieme a lui un libro. Nel suo racconto arriva in Via D'Amelio probabilmente pochi minuti dopo Ayala, comunque anche lui molto presto, e assiste a quella che è la scena dell'asportazione della borsa dalla macchina di Paolo. Nel suo ricordo un uomo in abiti civili prende la borsa, fa per consegnarla a Giuseppe Ayala, ma questi, ricordando che non è più magistrato in servizio, si rifiuta di tenerla e indica in un ufficiale dei carabinieri lì vicino la persona a cui consegnarla. Il racconto di Felice Cavallaro è importante perché si ricorda un dettaglio. Lui dice: io sono sicuro che si trattava di un ufficiale dei carabinieri con la divisa estiva, perché sulla spalla aveva un segnale distintivo che io conosco bene, sono le tre stellette con una torre, che appartengono sicuramente o a un tenente colonnello o a un colonnello. Altre versioni importanti sono quella di Rosario Farinella, che è il caposcorta di Ayala. Sostanzialmente dice di aver preso lui la borsa dalla macchina di Paolo,
di essersi allontanato insieme ad Ayala dalla macchina e di aver atteso 5-7 minuti con la borsa in mano. Ayala gli ha poi detto: consegna a questa persona la borsa, e di quella borsa poi lui non si è più interessato. L'ultima testimonianza è quella di Maggi, che è l'uomo che fisicamente ha portato la borsa nell'ufficio di La Barbera. Ricorda perfettamente di essere stato lui a prendere la borsa dalla macchina, nessuno gliel'ha passata, durante proprio un incendio alla macchina stessa. Ha fatto spegnere le fiamme e ha portato questa borsa leggermente bruciacchiata e bagnata nell'ufficio di La Barbera. Noi come Agende Rosse per tanti anni ci siamo soffermati sulle differenze tra le varie testimonianze. Il lavoro che ho fatto io invece negli ultimi anni è stato provare a identificare i punti in comune che avevano queste testimonianze. Nei racconti di Ayala, anche se non ricorda specificamente chi prese la borsa, in tutte le versioni c'è la presenza di un ufficiale dei carabinieri. Questa versione è confermata anche e soprattutto da Felice Cavallaro, che ricorda il dettaglio della torre delle stellette, e quindi è riuscito anche a identificare il grado di questo ufficiale, cioè un colonnello, un tenente colonnello. Dalle varie inquadrature, dagli spezzoni video, sono riuscito probabilmente a risalire all'identità di questo ufficiale dei carabinieri. Pochi minuti prima, due circa, che Arcangioli venisse ripreso con la borsa in mano verso in direzione dell'uscita di via D'Amelio, arriva con la sua auto di servizio Emilio Borghini, tenente colonnello dei carabinieri e comandante del nucleo 1 di Palermo. Non è superiore diretto di Arcangioli, ma gerarchicamente è un superiore di Arcangioli. Arriva in via D'Amelio intorno alle 17:28. Alle 17:30-31 Arcangioli porta via la borsa da via D'Amelio. Mi sono sempre chiesto: a chi sta portando questa borsa Giovanni Arcangioli? Dall'analisi delle immagini e delle ombre proiettate dal sole siamo stati in grado di capire bene o male a che ora sono successe determinate cose. Vi possiamo senz'altro dire che l'arrivo di Ayala in via D'Amelio si attesta intorno alle 17:20. C'è una ripresa in particolare che vede Ayala e Arcangioli che non riescono ad andare oltre un certo punto perché ci sono i vigili che stanno spegnendo il fuoco. Possiamo ipotizzare che prima non siano riusciti ad entrare in quella zona e quindi a vedere il corpo di Paolo piuttosto che la macchina di Paolo. Il momento in cui Arcangioli viene ripreso con la borsa in mano e circa 10 minuti dopo, 10-11 minuti dopo. Quindi ci sono solo 10-11 minuti in cui qualcuno può aver avuto accesso alla macchina di Paolo. In alcune immagini, tra le 17:20 e le 17:31, si vede Ayala all'interno del giardinetto dove viene ritrovato il corpo di Paolo Borsellino. Intorno alle 17:28 arriva con la sua macchina di servizio Emilio Borghini. È al telefono. Questa sarà una costante delle volte che viene ripreso da una telecamera. Neanche 3 minuti dopo la telecamera riprende Giovanni Arcangioli con la borsa in mano diretto verso l'uscita di via D'Amelio, più o meno nella zona dove è parcheggiata l'auto di servizio di Emilio Borghini. Alcuni minuti dopo, e questo è purtroppo impossibile quantificarlo perché non si evincono le ombre sul palazzo, si notano alcune persone, tra cui Ayala, Emilio Borghini e quello che durante il Borsellino Quater abbiamo evidenziato nel video come maglietta verde e assomiglia veramente moltissimo alla scena raccontata sia da Ayala che Cavallaro. Ci chiediamo quindi
se per caso questa non rappresenti la scena della seconda asportazione della borsa. Anche se appare abbastanza incredibile che questa borsa sia stata asportata tre volte, queste immagini dicono che questa possibilità in fondo c'è. In questo video che abbiamo presentato al Borsellino Quater si vede spesso l'attuale professore e giudice Salvatore Mazzamuto, allora giovanissimo, soprattutto nella scena in cui Ayala e Borghini sono vicino alla macchina di Paolo, quella che nella mia ipotesi potrebbe essere la scena della seconda asportazione della borsa. La cosa strana è che questo Salvatore Mazzamuto non è mai stato sentito dagli investigatori. Ed è un peccato perché nelle scene che abbiamo ripreso lui è sempre vicino. In quella in cui Arcangioli viene ripreso con la borsa in mano si vede che è di spalle, pensieroso. È ovvio che lui con l'asportazione della borsa non c'entra moltissimo, però è possibile che abbia visto qualcosa, che si ricordi qualcosa, per cui è strano che non sia mai stato sentito. Nelle dichiarazioni di Maggi, che è l'uomo che ha portato fisicamente la borsa nell'ufficio di La Barbera, si evince che, nonostante lui creda di essere rimasto poco in via D'Amelio, in realtà è rimasto il tempo sufficiente per vedere che arrivavano i politici in via D'Amelio. I politici arrivano a via D'Amelio intorno alle 18, quindi più o meno a un'ora dall'esplosione e a mezz'ora dalla prima asportazione della borsa, quella di Arcangioli. Per cui in teoria è possibile che appunto ci sia stata anche una seconda asportazione e poi quella definitiva di Maggi. Un altro dettaglio importante riguarda Giovanni Arcangioli. All'arrivo in via D'Amelio è accompagnato da altri tre carabinieri, ma lui non li fa rimanere in via D'Amelio. Gli chiede di andare dalla parte opposta, dove c'è il Palazzo dei Graziano, indicandolo come possibile sede da dove è partito il segnale per far esplodere la bomba. Queste persone andranno a controllare il Palazzo dei Graziano e poi non torneranno più in via D'Amelio. È un dettaglio importante perché fa capire che la borsa lui sicuramente non l'ha messa all'interno della propria auto di servizio. Nel 2006 scoppia Calciopoli. Incaricato di fare le intercettazioni, tra gli altri, è proprio Giovanni Arcangioli, che in quel momento si trova a Roma. Nicola Penta, che aiuta Moggi a difendere la Juventus dalle accuse infamanti, studia le carte e scrive testuali parole che Arcangioli è uomo di fiducia di Mario Mori, all'epoca al SISDE, sede di Roma. A questo punto ci dobbiamo fare delle domande e le facciamo agli inquirenti. Qual è il ruolo di Emilio Borghini all'interno di questa storia? Dove stava portando Arcangioli la borsa quando è stato ripreso dalle telecamere? L'ha per caso svuotata del suo contenuto all'interno della macchina di servizio di questo ufficiale dei carabinieri? Quante volte è stata asportata la borsa dalla macchina di Paolo? Due o tre? Perché non sono stati sentiti alcuni testimoni importanti come Salvatore Mazzamuto? Perché tutti i video che sono stati girati e che sono stati analizzati non sono stati fatti vedere ai testimoni per rinfrescare loro la memoria? Quello che mi piacerebbe con questo video è stimolare una nuova ricerca della verità. Il materiale che ho avuto io a disposizione sicuramente è a disposizione anche degli inquirenti. Noi non vogliamo dare delle risposte con questo video, ma porre nuove domande, sperando che a queste domande venga presto data una risposta definitiva.
Il movimento della Gente Rossa non è un movimento come gli altri, non è un movimento che ha delle tessere, è un movimento che ha degli iscritti, è un movimento che dicono che sia stato fondato da me, ma non è così. Il movimento della Gente Rossa è nato intorno agli incontri che ho fatto, ho cominciato a fare in tutta Italia immediatamente dopo l'assassinio di mio fratello, dopo che nostra madre ci disse ai figli che le restavano: voi adesso dovete andare dappertutto per non fare morire il sogno di Paolo. Ecco, questa è l'Agenda Rossa. L'Agenda Rossa è nata intorno agli incontri che io ho cominciato a fare in tutta Italia, soprattutto con i giovani, per parlare del sogno di Paolo, quello che era soltanto un sogno d'amore. Ho cominciato a parlare di un'Agenda Rossa, sparita dalla macchina di Paolo proprio mentre i pezzi di Paolo erano ancora a poca distanza da quella macchina, perché c'era qualcuno che sapeva quello che sarebbe successo, che aspettava in quella via per poter avvicinarsi alla macchina di Paolo, prendere dalla macchina di Paolo quella borsa nella quale sapeva esserci l'agenda e portarla via. Perché uccidere Paolo senza fare sparire quell'agenda non sarebbe servita a niente. In quell'agenda Paolo da 57 giorni, da quando avevano ucciso suo fratello Giovanni Falcone, annotava non soltanto quello che era riuscito a scoprire sugli assassini di suo fratello, sui veri assassini di suo fratello, sui responsabili dell'assassino di Giovanni Falcone, sugli ispiratori dell'assassino di Giovanni Falcone, ma aveva annotato sicuramente quella scellerata trattativa tra mafia e Stato che aveva scoperto essere stata avviata da pezzi deviati dello Stato per venire a patti con la mafia, per fare fermare la strage. Paolo, io sono convinto, di questa trattativa era venuto a conoscenza nello studio di Niccolò Mancino il 1° di luglio, quando gli era stato detto, nel giorno in cui Mancino si insidiava al ministro dell'interno, gli era stato detto di fermare le sue indagini perché lo Stato stava trattando con la mafia. E Paolo, di fronte a un'affermazione del genere, di fronte alla notizia che lo Stato stava trattando con gli assassini di suo fratello, che lo Stato stava trattando con l'antistato, deve aver reagito in maniera così violenta, in maniera così forte, minacciando probabilmente di denunziare quella trattativa all'opinione pubblica, di perseguirlo con un reato, che a questo punto era segnata la sua condanna a morte. A questo punto non solo Paolo doveva sparire, e prima che a questo provvedesse la mafia, perché c'era un pericolo imminente che Paolo denunciasse la trattativa, allora non solo doveva sparire Paolo, ma doveva sparire anche la sua agenda rossa. Ecco perché questa agenda rossa è diventata il simbolo del nostro movimento, perché con questa agenda rossa in mano da 10 anni impediamo che degli avvoltoi arrivino in via D'Amelio, nel punto dove è stata consumata quella strage, forse per assicurarsi che Paolo sia veramente morto. Ecco, è bastato essere in quella via, con quell'agenda alzata verso il cielo, per far sì che nessun rappresentante dell'istituzione da 10 anni a questa parte venga più in via D'Amelio. Evidentemente questa agenda ricorda loro qualche cosa di tragico, ricorda loro di avere dovuto eliminare un giudice, un servitore dello Stato, per poter trattare con i nemici dello Stato. Questa è la nostra agenda rossa, la nostra arma, e con questa agenda levata in alto continueremo a combattere fino all'ultimo giorno della nostra vita per la verità e per la giustizia. Quella verità e quella giustizia che attendiamo da 25 anni e che adesso forse siamo arrivati a un punto di svolta. A un punto di svolta sicuramente hanno segnato il Borsellino Quater, hanno segnato il processo sulla trattativa di Palermo, ma dopo una svolta c'è un'altra strada da cominciare, e la strada potrebbe essere più lunga e più difficile di quella che abbiamo finora percorso. Ecco, questa strada noi continueremo a percorrerla fino alla fine e avremo sempre in mano questa agenda rossa.
Buonasera a tutti, io sono Giuseppe Pipitone, sono un giornalista del fattoquotidiano.it e sono il moderatore di questa serata. Vi dico che il video che avete appena visto, come ho già detto al suo autore, ha dentro una notizia che è abbastanza grossa e ha una ricostruzione che non era mai stata fatta in tanti anni di indagini. In realtà non sono tanti anni di indagini perché, come sappiamo, sull'agenda rossa si è indagato poco, male e molto tardi. Mi è sembrato, ne parlavo qualche giorno fa appunto con Angelo, davvero allucinante che la procura di Caltanissetta non abbia almeno preso in considerazione la linea tracciata da questo video, magari per poi, ok, archiviare, però il fatto che abbiano completamente snobbato questa ricostruzione mi ha destato molto scalpore. D'altra parte l'agenda rossa l'hanno definita la scatola nera della Seconda Repubblica, di sicuro è un pezzo mancante di questo paese. Questo paese è pieno di pezzi mancanti. Quando succede qualcosa di eclatante manca sempre un documento, manca sempre un faldone, manca sempre un diario, pensiamo a Dalla Chiesa, mi viene in mente, manca sempre una borsa, c'è sempre qualcosa che manca in questo paese, però abbiamo un sacco di date, abbiamo almeno due calendari. C'è un calendario ufficiale con i santi veri e le feste comandate, ne abbiamo uno laico, con i morti ammazzati, i cosiddetti eroi, le stragi, Falcone, Borsellino, Cassarà, la strage di Bologna, quella di Piazza Fontana. Nessun paese in Occidente ha una storia come la nostra, almeno dal dopoguerra ad oggi. È davvero impressionante mettere in fila tutti gli eventi delittuosi e capire che questo è un paese intriso di devianza criminale. Dico devianza perché non c'è una sola strage che ha un colpevole certo, definitivo e totale. Abbiamo sempre verità parziali quando abbiamo una verità. Per avere queste verità parziali ci hanno, scusatemi se uso questo linguaggio, ma ci hanno raccontato un sacco di minchiate. Ci hanno raccontato che in Piazza Fontana, la strage di Piazza Fontana l'hanno fatto degli estremisti di destra, se l'hanno fatta ed erano solo loro. Ci hanno raccontato che a Bologna quella strage gigantesca della stazione è stata fatta soltanto da pochi neofascisti poco più che ventenni e basta. Ci hanno raccontato che mafiosi analfabeti e con la licenza elementare, seppur intelligenti come Giovanni Brusca, che chiamavano Uverru il porco, hanno compiuto attentati tra i più perfetti della storia criminale mondiale, come la strage di Capaci, che raccontata per tanti anni uno ci fa l'abitudine, ok? Ma se pensate bene alla strage di Capaci, è la strage, ci vogliono degli ingegneri per fare la strage di Capaci, perché vuol dire fare saltare nel momento esatto un pezzo di autostrada per colpire tre automobili che vanno a 100 km orari. È difficilissimo. Se studiamo le carte giudiziarie, vediamo che Brusca, che poi si è pentito a modo suo, racconta che nel momento di schiacciare il telecomando ebbe ovviamente un momento di esitazione. In realtà quella strage, come sappiamo tutti, è in anticipo, perché la macchina di Giovanni Falcone va a sbattere con un pezzo di autostrada, non viene scagliata in alto. Ecco, sono soltanto alcune delle minchiate, lo ripeto, che ci hanno raccontato per anni, e Salvatore è testimone di ciò, che un balordo di un quartiere palermitano che si chiamava Scarantino ha appreso della decisione di Rina di uccidere Paolo Borsellino perché durante una riunione di Cosa Nostra è entrato dentro questa stanza in cui si teneva questa riunione per prendere una bottiglia d'acqua e ha sentito Rina che diceva, dava l'ordine di eliminare Borsellino. Il problema non è tanto che io racconto queste cose e ormai dopo anni viene da sorridere, il problema è che queste cose sono finite in sentenze definitive per 20 e rotti anni. Ecco, perché succedeva questo? Succede questo? È una domanda che ci poniamo e una domanda che si pone questo libro. Questo libro non fa nient'altro che unire i puntini. Fate conto che negli ultimi 70 anni di storia italiana ci siano una serie di puntini sparpagliati su una cartina cronologica, e questo libro li unisce. Questo è un libro che non viene fatto né da magistrati né da un plotone di giornalisti. Io credo che sia l'unica giornalista, sia Antonella Beccaria insieme a Giuseppe Lobianco, basta, ci sono
sono vittime, familiari di vittime della mafia. C'è un solo magistrato, che è Giovanni Spinosa, che non è mai stato dentro un pool, per esempio, che si indagava, che si occupava di questioni recenti e delicate. Capito? Sono tutti personaggi separati, personaggi che io ho conosciuto durante il mio lavoro e che ho conosciuto esattamente per come è fatta questa storia italiana, a compartimenti stagni. Erano personaggi che si occupavano di questi puntini, ognuno seguiva il suo puntino. Questo libro, curato da Salvatore Borsellino, li ha messi insieme, cioè ha fatto quello che dovrebbe fare, credo, la Procura Nazionale Antimafia, almeno Falcone l'aveva ideata per questo motivo e con questo obiettivo. Quello che leggerete, se non avete ancora già letto, in questo libro è una controstoria di questo paese basata su atti giudiziari e ricostruzioni. Atti giudiziari e ricostruzioni che ci raccontano una verità diversa, però è una verità ed è probabilmente la verità. La verità su una serie di persone, sono quei santi laici. Mi piace citare Paolo Borsellino perché ovviamente alla mia destra c'è Salvatore, ma perché Paolo Borsellino, considerato da molti, sentivo che addirittura il presidente della Camera Fico, presentando questo libro, diceva che hanno, la morte di Borsellino e la strage di Via D'Amelio hanno cambiato la loro vita, la generazione dai 40 anni in su, no? Bene, la mia generazione invece non ha avuto nulla, non gli è cambiato nulla con le stragi, perché noi le stragi non ce le ricordiamo. Per me, la mia generazione e quelli che sono nati dopo di me, Paolo Borsellino è sempre stato morto, non è mai stato vivo, non solo, ma me l'hanno raccontato fino al liceo, probabilmente, come in una versione minimalista, minima, come tutti gli altri santi laici di cui parlavo prima. È stato ucciso dalla mafia perché era contro la mafia, punto, a capo, basta. Falcone è stato ucciso dalla mafia perché era contro la mafia, punto, a capo e basta. Insomma, per anni ci hanno raccontato che in questo paese c'era una guerra di indiani contro cowboy. In realtà la storia non era questa e per conoscerla abbiamo dovuto aspettare molti anni. Io personalmente ho iniziato ad appassionarmi a quello che oggi è il mio mestiere anche grazie a quello che raccontava Salvatore alla fine della prima decade degli anni 2000. Io vorrei che Salvatore raccontasse a noi perché ha iniziato a parlare prima di suo fratello, ma non solo, perché chi segue questi fatti sa che il 19 luglio in Via D'Amelio è ormai un appuntamento per i familiari di vittime della mafia, ma non solo. Gli ultimi, diciamo, che ho avuto modo di ascoltare sono i fratelli di Umberto Mormile, ma ci torneremo e ne parleremo di Mormile. Ecco, vorrei che Salvatore raccontasse a voi che cosa lo ha spinto a parlare dopo circa 15 anni di silenzio e dopodiché vorrei che ci raccontasse anche come gli è venuta l'idea di curare questo libro. Grazie. Ma io ho iniziato a parlare, non ho avuto un silenzio per 15 anni, io ho iniziato a parlare subito dopo la morte di Paolo, ho iniziato a parlare perché nostra madre, il giorno dopo quel boato che aveva ancora nelle orecchie e che sapeva che l'aveva portata via il figlio, chiamò i figli che le restavano, chiamò me, chiamò mia sorella Rita, e ci disse che da quel giorno noi saremmo dovuti andare dappertutto, dovunque ci avessero chiamato, per non fare morire il sogno di Paolo, così ci disse. Io obbedì a mia madre, io non avevo mai tenuto un microfono in mano, non avevo mai parlato a più di due o tre persone nelle riunioni della mia società, della società in cui lavoravo, però da quel giorno cominciai a parlare, però parlavo di speranza, per 5 anni ho parlato di speranza, quegli anni in cui quella che sembrava essere la reazione della gente dopo la morte di Paolo, quella che sembrava anche essere la reazione dello Stato, della parte sana dello Stato, mi aveva fatto credere che fosse bastata la morte di Paolo per cambiare le cose. Io in quegli anni arrivai a dire che se Dio aveva voluto che Paolo morisse perché il nostro disgraziato paese potesse cambiare, io ringraziavo Dio di averlo fatto morire, perché sapevo che quello era il sogno di Paolo e sapevo che Paolo, dovunque si trovasse, se esiste un'altra vita, sarebbe stato felice di vedere che anche se grazie alla sua morte il nostro paese stava cambiando. Era un'illusione, era soltanto un'illusione, era un'illusione che l'indifferenza stesse veramente finendo, perché a poco l'indifferenza cominciò a rimontare
e quelli che erano stati i sussulti, quelli che avevano fatto riempire i balconi di Palermo di lenzuola con scritte contro la mafia, quelle che sembrava essere la reazione dello Stato. I mafiosi erano stati presi dalle celle del Luciardone, dove avevano festeggiato con aragosta e champagne la morte di Giovanni Falcone, avevano già fatto arrivare le casse di champagne per festeggiare anche la morte di Paolo. Furono presi, messi sui aerei militari e portati a Pianosa, alla Sinara, in quei carceri di massima sicurezza dove si interrompevano per sempre quei rapporti che anche dall'interno delle carceri, anche dall'interno del grande albergo Uciardone, riuscivano a mantenere con i loro accoliti all'esterno. Quando io mi resi conto che tutto questo era stata solo un'illusione, era stato solo un sussulto, era quella bagliore dell'alba che mi era sembrato di vedere, invece venivano ancora una volta coperti dal buio della notte, io ho perso la speranza, e avendo perso la speranza smisi di parlare, perché io ritenni di non avere nessun diritto di parlare, soprattutto ai giovani, in nome di mio fratello, di quel mio fratello che la speranza l'aveva mantenuto fino all'ultimo giorno della sua vita. Sono ottimista, scrive nella sua ultima lettera, l'ultima lettera scritta alle 5 di quel mattino del 19 luglio. Paolo sa che a Palermo è arrivato il tritolo per lui, eppure rispondendo a dei ragazzi che gli avevano scritti, scrive: sono ottimista, e dice di essere ottimista perché fonda la sua fiducia nei giovani. E allora io ho ritenuto, non avendo più questa speranza, di non poter più il diritto di parlare ai giovani, e ho smesso di parlare. Mi sono buttato disperatamente nel lavoro, mi sono buttato disperatamente a cercare di capire che cosa era veramente successo quel 19 luglio. Io credevo ancora che si trattasse di una strage di mafia in quegli anni. Poi a poco ho cominciato a leggere, ho cominciato a capire. Mi ricordo il primo libro che mi ha fatto capire qualcosa, fu il libro di uno degli autori di questo libro. Di quel Peppino Lo Bianco che insieme a Sandra Rizza scrisse L'agenda rossa di Paolo Borsellino. Io quell'agenda rossa l'avevo vista, la conoscevo. Paolo non se ne separava un attimo. Quando veniva a trovare nostra madre, posava quell'agenda rossa sul tavolo e ci metteva sulla pistola. La conoscevo quell'agenda rossa, però non immaginavo ancora che cosa veramente potesse contenere. Ci ho messo degli anni a capirlo. E lo capì attraverso quel Nicola Mancino che negava di aver incontrato Paolo quel primo di luglio nel suo studio al Viminale, quando frettolosamente aveva sostituito il ministro Scotti, che fino allora era stato ministro dell'Interno. E Mancino negava di aver incontrato Paolo. Io non lo capivo perché lo negasse, anche perché lo negava in una maniera vergognosa, dicendo: io non posso ricordare se ho incontrato Paolo Borsellino perché non lo conoscevo fisicamente. Ma esiste una sola persona che nel 92 non conoscesse Paolo Borsellino, la figura di Paolo Borsellino, dopo che aveva portato a spalle la bara di suo fratello, di Giovanni Falcone, e il ministro dell'Interno poteva non conoscerlo. Ma poi avevano un'altra testimonianza, una testimonianza di Paolo, perché c'era un'altra agenda, un'agenda grigia, una piccola agenda grigia, dove Paolo scriveva tutte le sue spese, la compilava alla sera e scriveva ora per ora. Era molto meticoloso Paolo, scriveva le ore e poi dove si trovava in quel momento. Scriveva CC per carabinieri, PR per procura, faceva il disegnino di un aereo quando prendeva un aereo, faceva delle grade quando andava a interrogare dei collaboratori di giustizia in carcere. E lì alle 7 di quel giorno, di quel primo di luglio del 92, con la scrittura di Paolo c'era scritta Mancino, quindi Mancino mentiva. E io non ho avuto pace finché non l'ho visto sul banco degli imputati per falsa testimonianza, per processo di Palermo, anche se poi è stato assolto. Ma non ho avuto pace fino a quando non l'ho visto sul banco degli imputati. E intanto cercavo di capire, quando mi sono reso conto che non era una strage di mafia quella che si era compiuta quel giorno a Palermo, quando mi sono reso conto di quello che veramente era successo, scrissi una lettera aperta. Era il 2007, quella lettera aperta si intitolava 19 luglio 1992, una strage di mafia.
E intanto cercavo disperatamente di avere delle persone che mi dessero una mano a fare quello che io da solo non potevo fare. Il nostro è un paese disgraziato in cui devono essere i familiari delle vittime di mafia a cercare verità e giustizia. E quando lo fanno devono aspettarsi, piuttosto che un aiuto, devono aspettarsi gli attacchi che arrivavano da ogni lato, da Sgarbi, da altri personaggi che riempiono gli schermi della nostra televisione, da un giornalista come Facci che scriveva ogni volta che scriveva il mio nome in un articolo, scriveva Salvatore Borsellino, di professione fratello di Paolo Borsellino. Io di professione faccio l'ingegnere, lo faccio bene e lo continuo a fare a 77 anni, tanto mi piace il mio lavoro. Non faccio di professione il padre, il fratello di Paolo Borsellino, ma ho bisogno di persone che mi aiutino, perché io sono un ingegnere, non sono né un giornalista, né un politico, né un magistrato, niente di tutto questo. Ho bisogno di persone che mi aiutino nella mia lotta, e le ho incontrate sulle mie strade. Ho incontrato Peppino Lo Bianco, ho incontrato tutti uno per uno gli autori di questo libro, la Federica Fabretti, che è stata il locotenente nel mio movimento, così la chiamavo, il mio subcomandante, e che da fisioterapista è diventata scrittrice, ha cominciato a interessarsi dei processi, a capire dei processi, a leggere dei processi, ha fatto quello che io non sarei in grado di fare, perché io non sarei stato in grado di scrivere una parola di questo libro. Ma io sono un ingegnere, quando faccio un progetto cerco di mettere insieme i pezzi migliori per poter portare avanti quel progetto, per i migliori pezzi di software, i migliori tecnici per potermi dare una mano a quel progetto. E queste sono tutte persone che ho incontrate nel corso della mia lotta e che hanno fatto un'opera fondamentale, perché questo libro è fondamentale. Ma la prima pagina di questo libro è stato scritto nel 2007, quando io scrissi quella lettera, la prima pagina di quella lettera, 19 luglio 1992, una strage di Stato, una lettera che non venne pubblicata da nessun giornale, ne pubblicarono qualche riga in maniera distorta, in maniera che non se ne capisse il senso, però sulla rete ebbe milioni di accessi, e attraverso quella lettera io ho incontrato tutte le persone che oggi hanno realizzato questo libro, che secondo me è un punto fondamentale nella nostra lotta, anche se rappresenta un punto di arrivo. Ma da questo si deve partire per un'altra strada, per arrivare non a una parziale verità, quella che ci hanno dato il processo di Palermo, quello che ci hanno dato il processo di Caltanissetta. Noi la verità la vogliamo intera, la giustizia la vogliamo intera, e non avremo pace finché questa verità non sarà diventata quella che tutti ci aspettiamo. Per questo continuiamo a alzare un'agenda rossa e continuiamo a gridare verità e giustizia, perché è questo che vogliamo. Io non so se la strada che adesso ci si pone davanti riuscirò a percorrerla tutta. Ormai ho 77 anni e non so se la strada probabilmente sarà lunga e difficile come quella che abbiamo percorso fino a oggi, se su questa strada abbiamo trovato, piuttosto che aiuto delle istituzioni, abbiamo trovato addirittura dei macigni, perché dei macigni sono quelli che sono stati messi dallo stesso ex Presidente della Repubblica sul processo di Palermo, sulla strada della verità, quando ha preteso che venissero distrutte quelle intercettazioni in cui era incappato proprio perché stava parlando con Mancino. Una persona che si rispetti, una persona che rispetta l'istituzione che rappresenta, avrebbe dovuto pretendere che quelle intercettazioni fossero rese pubbliche a tutta l'opinione pubblica, che tutte le conoscessero, perché se io oggi dicessi che io quelle intercettazioni le conosco, le ho ascoltate, e quelle intercettazioni il Presidente della Repubblica prometteva l'impunità all'imputato di un processo, se dicessi che il Presidente della Repubblica prometteva di togliergli di mezzo quei giudici fastidiosi del pullo di Palermo che cercavano una verità alla quale invece non si deve arrivare, se io dicessi tutto questo non mi potrebbe smentire. E questo è un vilipendio a quell'istituzione che noi gli abbiamo delegato di rappresentare, la Presidenza della Repubblica.
non mi potrebbe smentire. Sgarbi si è chiesto perché Napolitano non mi abbia ancora querelato. Dice, ha querelato altre persone, perché non querela il fratello di Paolo Borsellino? Forse gode di un'impunità. No, non godo di un'impunità, ma io so perché non mi querela. Perché ha paura che è un processo che dovesse eventualmente intestarmi come imputato di quel processo, io tiri fuori quelle intercettazioni. Di questo ha paura Napolitano, e per questo non può querelarmi, non può denunciarmi, quando io dico che è il garante del silenzio sulla trattativa, perché questo è stato il nostro Presidente della Repubblica, anzi il Presidente della Repubblica, il nostro, lo tolgo, questo è stato il Presidente della Repubblica, il garante del silenzio sulla trattativa, che per 25 anni ha fatto sì che chiunque parlasse della trattativa venisse accusato di essere pazzo, di farneticare. Questo è questo nostro disgraziato paese. È un fatto che chiunque si sia recentemente occupato di questi fatti non ha certo fatto carriera, mi riferisco al PM Nino Di Matteo, per esempio, noto e più, ma costretto a vivere completamente blindato a causa delle minacce ricevute, completamente abbandonato dalla sua stessa classe di professionisti, di magistrati, appunto. Oggi si finisce, diciamo, male a livello lavorativo, un tempo si finiva anche peggio. Il merito di questo libro, ma anche dell'attività di Salvatore e delle Agende Rosse, è aver portato a conoscenza di molti fatti minori, fatti dimenticati. Un fatto che era molto importante, era stato dimenticato, ed è un omicidio di un educatore carcerario che si chiamava Umberto Mormile. Lo hanno ammazzato qui vicino, sulla statale di Binasco, lo hanno ammazzato a colpi di pistola mentre stava andando a lavoro al carcere di Opera, appunto. Prima lo hanno ammazzato, gli indranghetisti del clan Papalia, e poi, ovviamente, come spesso capita, lo hanno infamato, hanno fatto circolare la voce, hanno addirittura fatto dire da un pentito, da un falso collaboratore di giustizia, che Mormile era uno, insomma, che dai mafiosi, dai carcerati pigliava i soldi. Non è vero, erano minchiate anche quelle lì. E Mormile per 20 anni è rimasto morto, quasi mai ricordato da nessuno, sapete, uno che lavora in carcere e che viene ammazzato perché appunto fa i favori ai detenuti, non è certo da ricordare. Invece non era così perché è morto per altri motivi, e soprattutto quello che è importante di quell'omicidio è chi lo rivendica, perché l'omicidio Mormile è il primo omicidio rivendicato da una sigla oscura. Vi ho parlato di puntini che vengono uniti con questo libro. Bene, questa sigla oscura si chiama Falange Armata Carceraria ed è una delle linee che unisce alcuni di questi puntini, li unisce scientemente, non li hanno uniti né i magistrati e neanche i giornalisti, sono loro, chiunque fossero le persone che si celavano dietro quella sigla, che rivendicano tutta una serie di fatti cominciati nel 1990 e finiti intorno al 1996, che nulla apparentemente avevano a che vedere tra loro. Partono con Mormile, continuano e seguono la scia della Uno Bianca. Attenzione però, non rivendicano le rapine della Uno Bianca, ma soltanto i fatti assolutamente folli che avrebbero compiuto gli uomini della Uno Bianca, per esempio gli assalti ai campi Rom. Poi scendono in Sicilia, iniziano a rivendicare gli omicidi di Salvo Lima, l'omicidio Falcone. Poi addirittura nei primi mesi del 1993, sempre con questo sistema delle chiamate alle agenzie, all'agenzia ANSA, ipotizzano che adesso le stragi si sposteranno in continente, e clamorosamente alcuni mesi dopo scoppiano le bombe a Roma, a Firenze, a Milano. A proposito di Firenze, un'altra minchiata che ci hanno raccontato, che i mafiosi analfabeti avevano capito che bisognava ricattare lo Stato piazzando le bombe sul patrimonio artistico di questo paese, ma attenzione, non sulla Torre di Pisa o gli Uffizi, ma la Torre dei Pulci, monumento importante ma minore, e che onestamente io, prima di occuparmi di giudiziaria, neanche conoscevo. Invece bagarella sì. Questo è quello che succede in questo periodo di questo paese. Salvatore ha coinvolto nella stesura di questo libro i fratelli di Umberto Mormile,
Doveva esserci qui Stefano Mormile, che però non è potuto venire, ma so, mi hanno detto che ha mandato un contributo scritto. Io chiederei ad Angelo di leggere il contributo di Stefano Mormile, vittima, familiare di vittima della mafia per 30 anni senza che nessuno glielo avesse mai riconosciuto in realtà. Sì, permettetevi di tornare indietro un attimo al video, mi sono dimenticato due cose importanti. Intanto che solo grazie all'avvocato di Salvatore, che ormai è il nostro avvocato, Fabio Repici, al prossimo, anzi si sta svolgendo in questo periodo, oggi lui era lì, Fabio era lì a Caltanissetta e sta per arrivare, c'è il processo sul depistaggio di Via D'Amelio. E grazie a lui e al lavoro che abbiamo fatto potremo non solo risentire Ayala, Cavallaro e Arcangioli, ma anche l'Emilio Borghini di cui abbiamo parlato in questo video. E potremo di nuovo far vedere, anzi no, purtroppo faremo vedere questo video che avete visto anche voi con le mie elucubrazioni. L'altra notizia che volevo darvi è che stamattina mi sono andato a riguardare un po' di carte, anche perché, come vi dicevo prima, le cose vanno riviste, rilette dopo un po' di tempo. Mi ricordavo un verbale di sommarie informazioni del vigile del fuoco che ha aperto fisicamente la macchina. Me lo ricordavo come una testimonianza minore, perché non dicevo un granché. E stavolta, rileggendo in un'altra ottica, ho capito che c'era qualcosa che non, più che quello che ho trovato, è quello che non ho trovato che mi ha interessato. Ve lo leggo. Inizialmente, accorgendoci che diverse macchine erano in fiamme, abbiamo provveduto a spegnerle. In tale circostanza ho notato che vi era una Fiat Croma, colore blu scuro, della quale non riuscivamo ad aprire le portiere. Nel tentativo di rompere un deflettore posteriore mi sono accorto che era un'auto blindata. Successivamente, grazie all'intervento di qualcuno appartenente alle forze dell'ordine, siamo riusciti ad aprire le portiere e verificare che non vi fosse nessuno al suo interno. Come dicevo nel video, a nessuno hanno fatto vedere video, al massimo hanno fatto vedere la foto di Arcangioli o della borsa. A questo signore che ha aperto la portiera della macchina di Paolo con un appartenente alle forze dell'ordine, che poteva essere benissimo Arcangioli, non hanno mostrato la foto di Arcangioli. Questo è un altro pezzo del lavoro fatto dalla procura di Caltanissetta a suo tempo. Aggiungere una cosa, Angelo, una cosa, perché dire come vengono fatte le indagini. Allora, in una delle sue testimonianze, in una delle sue versioni successive, diverse l'una dall'altra dalle testimonianze che ha dato Ayala, ha detto che, arrivato in Via D'Amelio, ha guardato dentro le macchine e, accorgendosi che sul sedile posteriore della macchina di Paolo c'era una borsa, ha fatto aprire la macchina per prendere questa borsa. Ecco, io ho sentito con le mie orecchie dal capo dei pompieri che era arrivato, il prima squadra che arriva in Via D'Amelio, che hanno detto che la prima cosa che hanno fatto è di guardare dentro le macchine per vedere se ci fossero dei feriti. I vetri erano tutti oscurati dal nero fumo e quindi hanno detto non si poteva vedere niente dentro. Ecco, io vorrei chiedere ad Ayala, anzi ai miei tempi glieli ho chiesto, e come risultato ha detto che io sono malato mentalmente, cosa per cui io l'avevo querelato, è stato condannato in primo grado, ma in secondo grado è stato assolto, visto che l'avevo querelato in quanto ha detto che quando qualcuno gli ha fatto notare che era il fratello di Paolo Borsellino a parlare, ha detto: ma io non ho esperienza di fratelli perché sono figlio unico, ma anche Abele aveva un fratello, cioè mi ha dato del Caino. Quindi io ho ritenuto di doverlo querelare, la magistratura ha ritenuto in primo grado di condannarlo, ma in secondo grado di assolverlo. Ecco, però io, visto che le domande le faccio e le continuo a fare, continuo a chiedere a Ayala come ha fatto a vedere sul sedile posteriore la borsa di Paolo, quando un'altra testimonianza, ben più attendibile a mio avviso, dice che i vetri erano oscurati completamente dal nero fumo e quindi dentro la macchina non si poteva vedere nulla.
Allora, Stefano ci ha fatto avere questo scritto che ha buttato giù durante l'ora di pranzo. Purtroppo non è potuto venire perché, come vi dicevo, essendo tutti volontari, ha avuto problemi di lavoro che non ha potuto prendere quella mezza giornata di ferie che gli serviva per venire qua. La Repubblica delle Stragi non è solo un libro. È il racconto di ciò che è accaduto nel nostro paese tra il 1978 e il 1994. Un periodo che ha segnato profondamente la storia d'Italia e condizionato gli assetti e gli equilibri politici, sociali ed economici, i cui effetti sono ben visibili anche e soprattutto adesso, a distanza di un quarto di secolo. Ciò che è accaduto in quei 16 anni terribili è stato già raccontato separatamente da tanti altri, scrittori, giornalisti, politici, e tuttavia nessuno aveva mai individuato la conseguenzialità di quei fatti, il denominatore comune che li ha annodati. È quello che hanno fatto gli autori di questo libro. Un'analisi profonda dei fatti che aiuta a comprendere davvero quello che è successo e quello che sta ancora accadendo. L'intuizione degli autori ha permesso di svelare, e se permettete, di provare atti alla mano, la commistione ignobile tra poteri criminali, poteri economici e lo Stato, in diverse protuberanze, politici, giudiziari, apparati di sicurezza. Non è solo un libro. Non è solo un racconto, non è solo un'analisi, è soprattutto una testimonianza qualificata, perché quei fatti, quelle storie, quelle elaborazioni, gli autori li hanno vissuti sulla propria pelle per ragioni diverse. Ragioni professionali per alcuni, un giudice, un avvocato, due giornalisti e autori di libri sul pezzo da sempre, come si usa dire. Ragioni culturali, perché ci sono quelli che non si girano dall'altra parte, preferiscono impegnarsi in prima persona, lottare per affermare verità e giustizia. Infine ci sono i familiari delle vittime, come Salvatore Borsellino, come me e mia sorella Nunzia, che la storia l'hanno subita, che hanno toccato con mano la forza orribile di quella commistione di poteri concepita per spazzare via qualunque ostacolo si frapponesse tra loro e l'obiettivo. Ecco la storia di Umberto Mormile, mio fratello, ed anche quella della sua compagna, Armida Miserere, fanno parte di quella conseguenzialità. Umberto era colui che, per il suo lavoro di educatore carcerario a Opera, in provincia di Milano, e per la sua capacità professionale, aveva scoperto che alcuni boss dell''Ndrangheta, al carcere duro, facevano colloqui riservati e assolutamente illegali con apparati dello Stato, i servizi di sicurezza. Non solo, ricevevano per queste confidenze, chiamiamole così, benefici carcerari assolutamente non dovuti. Parlo di trattamenti privilegiati durante la detenzione, e anche di permessi premio durante i quali avrebbero potuto commettere reati e crimini, come peraltro accaduto certamente in alcuni casi scoperti alcuni anni dopo. Insomma, Umberto ha toccato la commistione, ha cioè visto in azione almeno una piccola parte di quella rappresentata da Stato e poteri criminali. Umberto è un testimone scomodo ed ha anche la sventura di essere onesto. Non lo possono comprare, solo eliminare. Ed è ciò che accade l'11 aprile del 1990. Non è tutto. Umberto fa parte di questo libro perché rappresenta un caso di scuola per spiegare e capire la capacità di intervento di quello che sarà conosciuto poi come consorzio o anche anello, ossia i poteri collusi. Dunque, scoperto il potenziale pericolo, viene collegialmente decisa, organizzata ed eseguita l'uccisione di Umberto Mormile. Non solo. L'organizzazione è assai efficiente e si preoccupa anche di tenere ben occultata la verità. E quindi parte subito un primo depistaggio. La rivendicazione di una fantomatica sigla terroristica, la falange armata carceraria, per sviare le indagini verso una pista terroristica. La falange funziona talmente bene che il consorzio decide di adottarla come organo di informazione utile a sostenere le proprie strategie. Di fatto, quella sigla, depurata dell'attributo carceraria, accompagnerà tutte le ignobili e terribili azioni criminali che accadranno da lì in poi, fino appunto al 94, a volte rivendicando le azioni criminali, a volte anticipandole. Ma non è l'unica azione di disturbo. Il consorzio ha la capacità di rallentare e inquinare le indagini, non solo attraverso le rivendicazioni pseudoterroristiche, ma attraverso la calunnia, i falsi pentiti, l'alterazione di testimonianze, il mascheramento di prove, tutto quanto il repertorio tipico degli apparati di sicurezza che, per esempio, cominciamo a conoscere attraverso le sentenze Borsellino-Quater che ben dimostrano, per il caso Scarantino, come si costruisce un colpevole. Insomma, Umberto Mormile deve essere trasformato da vittima a colpevole,
deve apparire come un corrotto che ha pagato con la vita la sua eccessiva avidità. Ma ancora non basta. Siccome c'è qualcuno che tenacemente non vuole piegarsi, la sua compagna, Armida Miserere, che continua a esibire le prove di incorruttibilità del suo Umberto ed anche fastidiosamente cercare la verità sull'omicidio, allora è pronto il campionario di azioni dissuasive, offese, delegittimazione, minacce, violenze, fino a quando Armida si arrende, o forse è aiutata ad arrendersi, e si uccide nell'aprile del 2003. Questa è la loro storia, ed è che è la storia di tanti, troppi servitori dello Stato, come Antonino Agostino e sua moglie Ida Castelluccio, come Attilio Manca, come Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Tutti, quelli conosciuti e quelli sconosciuti, hanno pagato con la vita la loro onestà e hanno dovuto subire la micidiale morsa del consorzio. Questo libro è dedicato a tutti loro, ma è rivolto a voi, ai vostri figli, per tirare un sasso non nello stagno, ma nella palude, perché la nostra storia è stata ovattata e poi sepolta nel fango. Se vogliamo recuperarla, servono le torce per fare luce e soprattutto le mani, tante mani, per fare il lavoro sporco di recupero. Bene, una torcia potrà essere questo libro ed anche le sentenze sulla trattativa e sul Borsellino Quater, ma le mani devono essere di tutti noi, tante, tantissime. Pochi ricordano che quello che era indicato, che è indicato e che probabilmente è sicuramente il principale colpevole, non so se il regista o meno, comunque mi riferisco a Totò Riina, pochi ricordano che le ultime due sentenze collezionate da Totò Riina sono di assoluzione. Prima di morire, Salvatore Riina è stato assolto prima per l'omicidio di Mauro De Mauro il 16 settembre del 1970 a Palermo, la sentenza è diventata definitiva nel 2017, e poi in primo grado per la strage del Rapido 904. Perché è stato assolto? Ci ho lavorato parecchio e ci sono quasi rotto la testa. È stato assolto perché non si è mai capito che interesse poteva avere un villano come Totò Riina a fare una strage su un treno come il Rapido 904. Che cosa gliene veniva in tasca? È stato assolto perché non c'era un quadro d'insieme, mancava una cornice in tutti questi fatti, mancavano ancora una volta i fili che uniscono i puntini. Alla mia destra c'è una collega specializzata nell'unire i puntini, e non solo a livello di moventi o di racconti, ma con fatti incontrovertibili, nomi di persone, sono, ne parlavamo poco fa, i cosiddetti depistatori seriali. È molto interessante che in casi diversi, anche lontani a livello geografico di questo paese, a depistare, a insabbiare, a inquinare siano ciclicamente sempre le stesse 3, 4, 5 persone. E poi nomi non propri, ma nomi di cose, nella fattispecie di un esplosivo. Si chiama Semtex ed è su scenari completamente diversi di questo paese. Vorrei che Antonella ce ne parlasse. Buonasera a tutti e grazie, insomma, per aver dato spazio al nostro lavoro e al racconto che abbiamo fatto. Io farei una leggerissima, brevissima premessa per rispondere alla domanda, e affrontiamo nel libro un periodo che va dal 78 al 94 non a caso. Quando abbiamo iniziato a parlare prima a gruppi e poi tutti insieme di questo libro, ci eravamo resi conto di un'intuizione comune, pur in qualche modo specializzati su periodi storici diversi, avevamo ben chiaro che quei periodi storici non potevano continuare ad essere trattati diversamente, così come certi fenomeni criminali, cioè la mafia e il terrorismo, e mi riferisco nel caso specifico al terrorismo di stampo neofascista che ha attraversato la stagione delle stragi, dovevano essere letti costantemente. Per darvi un input prima di rispondere alla domanda, per esempio, i primi ad ideare campagne stragiste, campagne terroristiche che avessero come obiettivo le opere d'arte ancora prima che gli uomini, erano stati alti esponenti dell'organizzazione eversiva Ordine Nuovo. Siamo nel 1974, Ordine Nuovo è stato sciolto per ricostituzione del Partito Neofascista alla fine dell'anno precedente. All'interno degli ambiti delle
dell'estrema destra di stampo eversivo si stanno pianificando campagne terroristiche e politiche per la ricostituzione delle organizzazioni. Ecco, colpire i primi a formulare delle campagne terroristiche contro le opere d'arte sono stati quegli ambienti che poi ritroveremo nell'ambito della storia che affrontiamo. L'esplosivo, diciamo, la strage del Rapido 904, è la strage che viene chiamata anche la strage di Natale, avviene poco dopo le 19, sono le 19.08 del 23 dicembre 1984. Qui, quando si fa terrorismo indiscriminato, cioè si colpisce nel mucchio per diffondere terrore, tornano anche questioni puramente calendaristiche, cioè si colpisce nel momento in cui i cittadini sono più contenti, più rilassati. Quella sera su quel treno che era partito da Napoli e stava andando a Milano c'era gente che tornava per le vacanze, persone che erano appena andate in ferie, così come per esempio il 4 agosto del 74, quando poco dopo luna di notte esplode una bomba a San Benedetto Val di Sambro e dalla strage dell'Italicus, il 2 agosto del 1980 quando a Bologna esplode una valigia di 25 kg che provoca il più grosso massacro della storia dell'Italia del dopoguerra, con 85 vittime e oltre 200 feriti. Non era solo l'inizio di agosto, era il primo sabato di agosto, e questo appunto torna anche con il Rapido 904, che si pone come una sorta di strage mediana tra quelli che si potrebbe definire il secondo tempo e il secondo e il terzo tempo della strategia della tensione. Noi abbiamo il primo periodo che inizia, lo si fa iniziare sostanzialmente con la strage di Piazza Fontana del 12 dicembre del 1969, che continua fino a sostanzialmente la metà del 74, quando il contesto, adesso vado molto velocemente, il contesto politico italiano e internazionale cambia. Di conseguenza coloro che, e non erano solo gli eversori, erano tutta una stratificazione che partiva appunto dai contesti eversori, passava attraverso determinate strutture dello Stato, per esempio il SID, gli allora servizi segreti, oppure l'ufficio affari riservati che avrà del Ministero dell'Interno, che avrà gravissime responsabilità nel periodo stagista. Comunque capisce che in Italia la cosiddetta stabilizzazione del potere non può più passare attraverso dei percorsi autoritari, per intenderci stile militare, golpe militare della Grecia del 74. Allora si inizia a ideare una nuova fase di strategia della tensione, che è quella dell'occupazione dall'interno delle istituzioni. È il momento in cui la P2 di Licio Gelli, che noi troveremo fino agli anni 90 sostanzialmente, alle inchieste dei sistemi criminali, cioè all'ennesimo tentativo di golpe separatista della Sicilia, l'ennesimo perché ce ne sono stati diversi nel corso della storia, inizia ad arruolare e a inserire all'interno di un'organizzazione massonica sui generis, perché non rispetta nemmeno la ritualità massonica, i più alti vertici dello Stato. E a questo punto le stragi diventano ancora funzionali per obiettivi che si ripetono nel tempo e si ripetono negli obiettivi, ancora una volta la stabilizzazione del potere. Quando noi arriviamo al Rapido 904 e a quella strage che provoca 17 vittime e 267 feriti, noi abbiamo l'utilizzo di un esplosivo, appunto nella Corte d'Assise di Firenze, che ha celebrato il processo contro Totorina, che era accusato di essere stato il mandante della strage ed è stato assolto a rigor di chiarezza ai sensi del cosiddetto 530,2, cioè per la vecchia insufficienza di prove. Noi troviamo questo esplosivo e i periti che fin dalle dichiarazioni dei pentiti di una decina di anni fa rilasciate all'autorità giudiziaria di Napoli dicevano, insomma, che quell'esplosivo era lo stesso che viene utilizzato nell'89 alla Daura, per le stragi del 92, per le stragi del 93, con l'esclusione della tentata strage, del tentato attentato
ai carabinieri a Roma, che in quel caso fallisce. Per cui abbiamo un filo che passa attraverso l'esplosivo, esplosivo di origine cecoslovacca, che è stato ricostruito, fa dei giri strani, lo troviamo nel covo di Giovanni Brusca in Sicilia, nei pressi di San Giuseppe Jato, lo troviamo a casa di Pippo Calò, il luogotenente di Cosa Nostra a Roma, l'uomo che fa da cerniera tra la banda della Magliana e i servizi segreti di stampo piduista, il cosiddetto super sismi. E la strage del Rapido 904 segna un passaggio, due tempi che si susseguono l'uno all'altro, anche per un altro motivo, gli errori nel compiere le stragi consentono l'affinamento dell'attuazione degli attentati. Se voi per esempio pensate che la bomba che esplode sul treno dell'Italicus il 4 agosto del 74 ve ne fate un'idea. Il treno era in ritardo, la bomba esplode all'interno della galleria direttissima, peraltro conteneva un elemento che una volta divenuto incandescente è in grado di fondere l'acciaio, ma essendo in ritardo il dubbio che è rimasto a molti è che quella bomba dovesse esplodere alla stazione di Bologna con 6 anni di anticipo rispetto a quello che poi è avvenuto. Perché cambiare strategia? Per essere più precisi, cioè la bomba del Rapido 904 doveva esplodere in quella galleria, e avviene con una tecnica che poi si ritroverà perfettamente nelle stragi degli anni 90, l'introduzione di radiocomandi e l'introduzione di circuiti. Il radiocomando serve per innescare il primo, che innesca il secondo, che innesca il terzo e chiude il circuito, e a quel punto c'è la deflagrazione. Il fallimento di una di queste tecniche, se volete poi anche in rete ci sono le perizie che sono state fatte, le perizie esplosivistiche, che sono interessantissime ma complesse, comunque l'ideazione di questa struttura esplosivistica è stata quella che ha consentito dalla strage dell'Italicus a quelle del 92-93 di compiere il salto di qualità e diventare quell'industria del terrore di cui parlava Giuseppe prima, che è in grado nel momento perfetto di far saltare un'autostrada, che è in grado di far saltare un'auto nel momento in cui un magistrato suona al campanello dell'appartamento della madre. Vado velocissima perché ormai il tempo sta finendo, però vorrei darvi qualche altra suggestione da questo punto di vista. Giuseppe prima parlava di depistatori che tornano sempre. Per esempio, per la strage dell'Italicus noi avremo un depistatore che torna a depistare le indagini verso false piste nel caso della Uno Bianca. Ma poi abbiamo un importante depistatore, la cui storia purtroppo è molto poco conosciuta in Italia, che si chiama Elio Sciolini, che è una persona che nel momento in cui fallisce il grosso depistaggio ordito dagli uomini del sismi, tutti iscritti alla P2 per la strage alla stazione di Bologna, entra in gioco e comincia a raccontare verità, alcune verità, buona parte delle cose che raccontava erano delle verità, alcune cose che sembrano delle ipotesi e alcune totali falsità, facendo perdere tra i 3 e i 4 anni alle indagini. Cellini verrà poi condannato per calunnia ed autocalunnia, una delle pene più rilevanti in Italia, però a lungo tempo sarà latitante, viene arrestato a Firenze dopo essere stato latitante in Sud America nel dicembre del 1991 ed è in carcere a Firenze per i mesi successivi. Viene sentito da diverse autorità giudiziaria, compresa l'autorità giudiziaria di Bologna, che sta facendo la cosiddetta inchiesta Italicus bis, cioè una nuova inchiesta sulla strage del 74 che arriva a comprendere anche la strage alla stazione di Bologna, e nei colloqui investigativi che in carcere Giolini fa con gli uomini della polizia giudiziaria di Bologna dice, anzi mette per iscritto una serie di cose molto particolari, scrive una sorta di lettera memoriale con una lingua, una forma molto gotica, molto impenetrabile, molto da Grande Fratello, che rientra comunque nello stile del personaggio, ma all'interno di quella lettera ci sono degli elementi importanti che da marzo
a luglio partirà un nuovo capitolo della strategia della tensione, che ci saranno altre stragi nel 1993. Inizialmente non viene creduto, ma il 12 marzo del 1992 viene ucciso Salvo Lima, cioè uno dei politici almeno a livello di area indicati da Cellini, e poi appunto avvengono le stragi di Capaci e di Via D'Amelio, per non parlare poi di quelle che seguiranno successivamente. Com'è stato possibile che il depistatore, il grande depistatore di una strage come quella della strage della stazione di Bologna, lo si ritrovi qua oltre 10 anni dopo a raccontare, a prevedere delle stragi che non ci sono ancora state, e che poi sostanzialmente attraverso interventi politici molto affinati venga sostanzialmente liquidato come un patacaro, cioè uno che racconta menzogne? È vero, racconta menzogne, per questo è stato nessuno è mai riuscito a capire come in quel caso abbia detto cose non solo vere ma che non erano ancora accadute. Ecco, questo solo per darvi delle suggestioni. E per andare a chiudere, io vorrei leggere brevemente due... tempo di sopravvivenza, quindi hai due citazioni che fanno capire appunto come tornano tutte queste vicende, che non è fantapolitica, non è pensare al grande disegno, al grande vecchio, l'uomo che fuma per chi guardava X-Files, cioè questo è un insieme di disegni politici che ha scopi simili e che attua attraverso persone e tecniche dei progetti che servono a mantenere uno status quo. Nel 2015, 41 anni dopo, se non sbaglio a contare, dal 28 maggio del 1974, il giorno in cui avviene la strage in Piazza della Loggia a Brescia, una strage compiuta durante una manifestazione sindacale, rimangono uccise 8 persone. Appunto, 41 anni dopo, qui a Milano, la Corte d'Assise d'Appello, presieduta dalla giudice Anna Conforti, scrive una delle pagine più belle della storia giudiziaria italiana. Lei si riferisce a una strage tipicamente politica, però se voi... e stanno su internet questi documenti, aveste la pazienza di andare a guardare, si ritrovano lì dentro storie come quelle dell'anello del noto servizio, di cui parliamo anche noi, di personaggi che tornano molto, molto dopo, di strutture piduistiche come coloro che gestiranno i depistaggi per la strage alla stazione di Bologna, o uno degli esempi di trattative che ci sono state in questo paese, come il sequestro Cirillo, quello dell'assessore ai lavori pubblici della regione Campania sequestrato nell'84. Però in questo caso la Presidente Conforti sta parlando di una strage che a lungo tempo si è voluto definire solo politica, e scrive: lo studio dello sterminato numero di atti che compongono il fascicolo dibattimentale porta ad affermare che anche questo processo è emblematico per l'opera sotterranea portata avanti con pervicacia da quel coacervo di forze di cui ha parlato un pentito, che con certezza riconduce a una parte non irrilevante degli apparati di sicurezza dello Stato, alle centrali occulte di Portere, dai servizi segreti americani alla P2, che hanno prima incoraggiato e supportato lo sviluppo di progetti eversivi della destra estrema ed hanno poi sviato l'intervento della magistratura, di fatto rendendo impossibile la ricostruzione dell'intera rete di responsabilità. Il risultato è stato devastante per la dignità stessa dello Stato e della sua irrinunciabile funzione di tutela delle istituzioni democratiche, e oggi, a 41 anni di distanza, sono a sedere sul banco degli imputati solo un ultraottantenne e un attempato ex collaboratore dei servizi segreti. Altri invece da tempo hanno lasciato questo mondo o anche solo questo paese, ponendo una pietra tombale sui troppi intrecci che hanno connotato la mala vita, scritto mala-vita, anche istituzionale, dell'epoca delle bombe. Ecco, questo è un pezzo di una sentenza che potrebbe raccontare non solo la strage di Brescia, ma ne potrebbe raccontare altre. Mi vorrei ricollegare poi alla seconda citazione, che arriva dalla premessa che Salvatore Borsellino fa al nostro libro, ed è molto simile, perché dice che se l'assenza di giustizia potrebbe essere vista come un torto solo per noi familiari, la continua negazione della verità ha definito e continuerà a definire un vulnus di impareggiabile gravità per l'andamento democratico del nostro paese, un paese in cui i più importanti rappresentanti possono essere ricattati da
quel filo conosce, ne conosce consistenza e colori. Un paese in cui potranno essere applicati quei contrappesi democratici riconosciuti e fortemente voluti dai nostri padri costituenti. Insomma, sono quasi le stesse parole tratte da una sentenza di terrorismo e tratte invece da un testo scritto da un familiare vittima di mafia. E per fare questo cosa occorre? Occorre tanto impegno, occorre tanto lavoro, ma soprattutto, e qui concludo veramente con una serie di proposte per combattere, per arrivare ad andare oltre quel vulnus di impareggiabile gravità di cui parla Salvatore, ci sono alcune cose concrete che si possono fare. Oltre alla desecretazione degli atti che ancora ci sono, non tanto all'interno delle sedi di servizi segreti, ma all'interno delle singole amministrazioni, parlo dell'Arma dei Carabinieri, Polizia di Stato, Ministero degli Esteri, Ministero dei Trasporti, Ministero dell'Interno, a maggior ragione, mettere a disposizione questi atti, renderli, digitalizzarli e consentire il versamento all'interno degli archivi di Stato e su internet, fare degli investimenti molto modesti in tecnologia che consentono di avere dei motori di ricerca raffinati, che possano dare una lettura trasversale di questi sistemi. Finché non ci sarà tutto questo e finché i documenti continueranno a rimanere nei cassetti, andare oltre questo vulnus di impareggiabile gravità sarà molto complicato. Grazie. Io mi associo alla richiesta della collega perché è fondamentale il libero accesso a documenti di fatti diversi. Questo libro lo dimostra perché sono tutte inchieste diverse, di procure diverse, lontane chilometri, e senza, diciamo, un accesso totale a quegli atti non si sarebbe mai potuto scrivere questo libro. Ecco, un tentativo di mettere insieme storie diverse che però facevano parte di un'unica grande storia ed è stata citata ed evocata più volte, una sentenza lunga 5252 pagine, ed sono le motivazioni della sentenza sulla cosiddetta trattativa Stato-mafia, dove per la prima volta viene raccontata un'altra storia di questo paese. Viene raccontata, per esempio, che mentre la Prima Repubblica moriva sotto le bombe giudiziarie dell'inchiesta Tangentopoli, succedeva una cosa, succedeva appunto un'interlocuzione nuova tra pezzi di istituzioni e Cosa Nostra, che avrebbe poi portato al governo un partito fondato da un personaggio condannato in via definitiva per concorso esterno a Cosa Nostra, ed è un personaggio che in questa città ha fatto fortuna, si chiama Marcello Dell'Utri, avrebbe portato al governo un partito che, lo dice sempre la sentenza sulla trattativa Stato-mafia, un partito che approvava decreti di cui veniva informato in anteprima Vittorio Mangano, che lo conoscete credo tutti, è un boss, è un capo mafia, oltre ad essere un fattore di Arcore, veniva informato prima dell'allora ministro dell'interno, che era Maroni, che in questa regione ha governato. Questo perché quando ci stupiamo di tutte le discrepanze di questo paese, dobbiamo ricordarci appunto che questo è un paese che non più tardi di 25 anni fa aveva al governo questo partito qui, che faceva queste cose qui e che aveva un presidente del Consiglio che fino al dicembre del 94, quindi da inquilino di Palazzo Chigi, continuava a pagare Cosa Nostra. Questi sono fatti, e sono fatti che, fino a prova contraria, sono stati ritenuti credibili, verificati e riscontrati da una corte d'assise. Dico questo perché il mio chiodo fisso negli anni è sempre stato: perché viene ucciso Paolo Borsellino? Che è una domanda che viene fatta. Salvatore l'ha fatta, credo, migliaia e migliaia di volte in questo paese. Si crede, si pensa, ed è molto probabile, chi lo sa, che sia perché era contrario a questa trattativa. Negli ultimi tempi ho focalizzato la mia attenzione su un'intervista, è passata alla storia, chiamiamola così, come l'ultima, tra virgolette, intervista di Paolo Borsellino. È un'intervista che Borsellino rilascia il 21 maggio, 48 ore prima della strage di Capaci, a dei giornalisti francesi di Canal Plus. Attenzione, perché nel 1992, vedo in platea il dottore onorevole Di Pietro che forse potrà confermare, nel 1992 non era noto i legami con ambienti siciliani di Cosa Nostra, né di Berlusconi, né tantomeno di Dell'Utri, ma Paolo Borsellino li cita,
fa esplicito riferimento a indagini aperte alla Procura di Palermo, successivamente però noi sappiamo che Dell'Utri prima del 94 non è mai stato indagato alla Procura di Palermo, e insomma disegna un quadro che se quell'intervista fosse stata diffusa molto prima probabilmente non avremmo avuto Forza Italia e Berlusconi al governo del 94, perché diciamo sarebbe cambiata la storia, molto probabilmente sì. Ecco, io voglio chiedere a Salvatore, è convinto che suo fratello e la strage di Via D'Amelio, che è la strage probabilmente più misteriosa di questo paese, più di Portella, più di Piazza Fontana, la strage più anomala di questo paese, recentemente la commissione antimafia di Claudio Fava ha scritto che il depistaggio è iniziato prima della stessa strage, prima del botto, è convinto che Paolo Borsellino è stato ucciso in quel modo perché era contrario alla trattativa o c'era qualcos'altro? Ma guarda, io mi sono chiesto più volte, tu dici ho fatto tante volte delle domande, però io le risposte me le sono ancora me le sono anche date. Io ritengo che la causa scatenante della strage di Via D'Amelio, il fatto che sia stata fatta in fretta, soltanto 57 giorni dopo la strage di Capaci, è una cosa assolutamente anomala. E quindi si tratta praticamente di un piano B, a mio avviso, un piano che è stato messo in atto perché doveva essere fatto e doveva essere fatto subito, non si poteva aspettare. Ricordiamo che Paolo, io ritengo, ma la mia è un'illazione, però è un'illazione che si basa su dei punti sicuramente fermi, e sicuramente era venuto a conoscenza della trattativa e sicuramente questa trattativa l'avrebbe denunziata, e in ogni caso con Paolo in vita quella trattativa non sarebbe potuto andare avanti. Quindi ritengo che la causa scatenante sia soprattutto questa. Paolo doveva essere ucciso e doveva essere sparire la sua agenda rossa. Sicuramente il depistaggio è cominciato prima, perché sicuramente la strategia per sottrarre dalla macchina di Paolo con l'agenda rossa alla borsa di Paolo con l'agenda rossa fa parte del depistaggio, sicuramente è stata messa in atto concomitantemente con l'attentato di Via D'Amelio. L'attentato di Via D'Amelio non sarebbe servito a nulla se quell'agenda rossa fosse venuta fuori, non sarebbe servito a nulla, perché da quella agenda rossa sarebbe venuta una vera e propria deflagrazione, se l'opinione pubblica, se fosse venuta a conoscenza dell'opinione pubblica, se l'avesse potuta leggere. Però sicuramente ci sono delle concause che sono state citate in varie occasioni. Per esempio, c'è chi ha parlato e continua a parlare l'hanno fatto soprattutto i Ross, del dossier mafia appalti. E sicuramente ci sono delle altre concause e sicuramente può anche esserci in qualche maniera qualcosa legato a quell'intervista, perché io mi sono più volte chiesto che cosa significa quell'intervista, perché Paolo dice certe cose, perché addirittura con un gesto che io non mi aspettavo assolutamente da lui consegna parte qualche cosa che riguardava proprio le indagini, gli incartamenti che riguardavano le indagini, le consegna al giornalista dicendo come se gliele consegnasse sotto banco. Sicuramente ci sono queste concause e io ritengo che con l'intervista Paolo abbia voluto fare questo, però sapendo di non avere tempo per poter denunziare certe cose che in ogni caso avrebbero richiesto del tempo, cioè quei processi magari sarebbero andati avanti. Lui parla di indagini in corso che in ogni caso non sono affidate a lui, e allora vuole dare uno spunto per qualche cosa, però può essere a mio avviso una concausa. Io ritengo che la causa scatenante, ne sono convinto, lo sosterrò sempre, la causa scatenante è la trattativa, è per quello che Paolo è stato ucciso. Tutto il resto sono delle concause che però non avrebbero richiesto un'accelerazione della strage. Ritengo che due siano i motivi, non solo la trattativa, ma anche che il fatto che Paolo la settimana successiva alla strage avrebbe finalmente potuto andare a Caltanissetta, come aveva richiesto nella sua intervista pubblica, dove dice, la sua ultima intervista pubblica fatta alla biblioteca di Palermo, nel quale nel suo ultimo incontro pubblico dice: io aspetto di essere chiamato dall'autorità giudiziaria per dire quello che so della strage di Capaci. Ecco perché Paolo non è stato mai chiamato dalla procura di Caltanissetta per poter andare a dire quello, indagini che sicuramente
lui aveva portato avanti e quelle cose che sicuramente conosceva. Ricordiamo che Paolo è sicuramente l'unica persona ad aver potuto leggere, ritengo, tutti quei diari di Falcone, dei quali poi sono state semplicemente Gioacchino Genchi riuscito a ricostruire qualche cosa, perché non è solo sparita l'agenda rossa, sono spariti anche i diari di Falcone e le memorie, almeno una delle memorie del databank di Giovanni Falcone, che era più avanzato di Paolo e scriveva le cose sul databank. Paolo quei diari sicuramente le conosceva. Paolo sicuramente a Caltanissetta avrebbe detto delle cose che gli hanno voluto impedire di dire. Queste sono le due cause scatenanti e che giustificano che la strage di Aramelio sia stata messa in atto in fretta come un piano B rispetto a qualche cosa che sicuramente sarebbe dovuto succedere, ma che se fosse stata soltanto la mafia a uccidere Paolo non sarebbe successa così presto. E infatti in quei giorni segnaliamo altre follie, per esempio quella che il magistrato in quel momento più in vista d'Italia, come era Paolo Borsellino dopo l'omicidio di Falcone, dice più volte che è un testimone della strage di Capaci, eppure a Caltanissetta impiegano quasi 2 mesi per chiedergli di venire a testimoniare. Si dice che avesse preso appuntamento per addirittura il 20 luglio, una notizia in realtà che si è saputa soltanto 20 e trotti anni dopo quella strage lì. A completare questo quadro, prima di rispostarmi sui depistatori, siamo in attesa in realtà di Fabio Repici, che oltre a fare l'avvocato è un perfetto unitore di questi famosi puntini. A completare questo quadro io volevo ricordare che c'è un altro personaggio importante che viene dalla mia isola ma qui ha messo radici, che si chiama Giuseppe Graviano, che a proposito probabilmente, non lo sappiamo, però probabilmente alla strage di Via D'Amelio in carcere ha detto Berlusca mi ha chiesto questa cortesia perché lui voleva scendere ma c'erano gli altri. Un'interpretazione che la procura di Palermo ha dato è che lui volesse già scendere in politica nel 1992, quando ancora appunto c'erano i partiti della Prima Repubblica, e la cortesia era quella strage di Via D'Amelio, che però sicuramente Graviano e i Graviano ci hanno avuto hanno collaborato in maniera effettiva a quella strage lì. Dico questa città perché Graviano è stato arrestato in questa città mentre tranquillamente, dopo un pomeriggio di shopping vicino al Duomo, si recava a cena in un ristorante in via Procaccini, quindi non lontano da qui. Dice che era tranquillo perché qui c'aveva una copertura favolosa. C'è una mano alzata tra il pubblico? Vuole venire qui a parlare, in attesa dell'avvocato Repici? Prego, prego, venga qui così l'ascoltano. Anche io, e anche io da 50 anni che vivo a Milano. Io l'ho vissuto anche io, però sinceramente non mi ricordo che l'opinione pubblica
parlasse di che i giudici, quei giudici potessero essere dei giudici corrotti, questo non me lo ricordo affatto, anzi mi sento di poterlo affermare nella maniera più assoluta. Il fatto che ci siano state delle legittimazioni da parte del CSM nei confronti di Falcone, da parte per esempio di Sciascia che accusò Paolo Borsellino di essere un carrierista, questo sicuramente, ma non addirittura che fossero dei giudici corrotti, altre cose, avevano molti nemici. Siccome hai parlato di infangato, è sbagliato anche farli diventare degli eroi, perché farli diventare degli eroi significa dire, se non ci sono riusciti loro che erano degli eroi, allora che cosa possiamo fare noi? Quindi il farli diventare degli eroi è qualcosa di mistificante anche quello. Certo, Paolo infatti nella sua ultima intervista... Paolo nell'ultima intervista parla di un Giuda, nella sua, di un Giuda che appunto impedì la nomina di Giovanni Falcone a diciamo successore di... A procuratore di, capo, a capo di procuratore... Guarda, sì, di solito si dice, si usa quell'accezione, però ti posso dire che Paolo aveva un senso dello Stato fortissimo. Io sono stato sempre fondamentalmente un anarcoide, un anarchico, e ci scontravamo con Paolo. Il senso dello Stato di Paolo era veramente forte. E infatti io ritengo che la cosa più terribile per Paolo deve essere stato a un certo punto rendersi conto che quello stesso Stato a cui aveva prestato giuramento, all'interno di quello stesso Stato a cui aveva prestato giuramento, c'erano pezzi di quel deviato di quello Stato che stavano trovando per ucciderlo, perché sono sicuro che di questo si è reso conto. E questo deve essere stata la cosa più terribile per Paolo, perché Paolo è come un soldato che è andato a combattere un nemico. E se fosse stato ucciso dal nemico sarebbe quasi normale che questo sia successo. Vai in guerra, vai a uccidere il nemico e il nemico può uccidere te. Se questo fosse stato oggi non saremmo qui a parlare di Paolo. Ma Paolo è stato un soldato che è andato in guerra a combattere un nemico e invece il fuoco che l'ha ucciso gli è arrivato dalle spalle, o perlomeno gli è arrivato anche dalle spalle, da quelle che avrebbe dovuto combattere insieme a lui. Questa è la cosa terribile e di questo Paolo ritengo che si sia reso conto. Che Falcone. È vero, è vero. Allora bisogna indagare su quei bastardi del CSM che perché non so, non per niente Paolo l'ha chiamato Giuda. Fece una carriera fulgida. Paolo in quella sua ultima deposizione pubblica parla di un Giuda all'interno del CSM. Ecco, io credo che sia limitativo. Io credo che in quel CSM ci fossero più Giuda che apostoli, sicuramente. La larga maggioranza non è sotto l'Antonini,
Meli. Meli, Meli, Antonino Meli. Che distrusse il metodo. Certo. Al ministro. Vedo che questa polemica, che è più anziana di me perché l'articolo sui professionisti dell'antimafia è del 10 gennaio 87, continua a tenere banco. Saluto l'avvocato Fabio Repici che ci raggiunge direttamente da Caltanissetta, dal depistaggio Borsellino, quindi direttamente dal processo. Abbiamo parlato di puntini che si uniscono, io gli alzo la palla perché lui è esperto nell'unire puntini. L'ultima volta che l'ho sentito parlare ha unito puntini nello stesso piccolo ambiente che è un quartiere, una borgata marinara di Palermo, si chiama Resuttana, ed è un quartiere che nella sua narrazione diventa fondamentale in questa storia. È un quartiere che ha visto realizzati alcuni delitti particolarmente significativi che hanno fatto la storia della Sicilia e dell'Italia, a cominciare dall'omicidio del presidente della regione siciliana Piersanti Mattarella, che fu ucciso in via Libertà esattamente in pieno territorio della famiglia di Resuttana, famiglia comandata da Francesco Madonia, fedelissimo di Totò Riina, l'uomo delegato da Totò Riina a tenere i rapporti con i servizi di sicurezza e le forze di polizia. Esattamente nel luogo di Resuttana e nel quartiere dell'Acqua Santa della famiglia Galatolo. Non è un caso che il killer dell'omicidio di Piersanti Mattarella ha una somiglianza impressionante, così come descritto dalla vedova Mattarella, con Nino Madonia. Nino Madonia, figlio di Ciccio Madonia, nonché uno dei due assassini del poliziotto Antonino Agostino, ucciso nell'agosto dell'89 a Villa Grazia di Carini. Ma il territorio del mandamento di Resuttana è un territorio centrale pure per la strage di Via D'Amelio, intanto perché Via D'Amelio fa parte del mandamento di Resuttana quanto a geografia mafiosa, in secondo luogo perché il castello Utveggio, non so se ne avete parlato, immagino di sì, è la terrazza che si affaccia sull'inferno di Via D'Amelio ed è luogo nel quale sono state rinvenute tracce del connubio mafia-apparati in corso delle prime indagini sulla strage di Via D'Amelio, tracce che poi sono state letteralmente sommerse di tonnellate di sabbia. Non c'entra niente forse con il depistaggio, anzi sicuramente, però mi sembra un'immagine davvero suggestionante, un po' anche angosciante, il fatto che il castello Utveggio, che all'epoca della strage di Via D'Amelio era la sede di uno strano centro studi di formazione, centro di formazione finanziato dalla regione per manager, e le utenze del castello Utveggio erano in contatto con le utenze del mafioso di Stato, perché un mafioso con rapporti con i servizi di sicurezza e con la polizia di Stato, Gaetano Scotto. Bene, il Cerisdi, che aveva sede al castello Utveggio, a un certo punto nella Seconda Repubblica fu presieduto da un noto professore, un noto barone della sanità palermitana, poi divenuto sottosegretario di Stato in uno dei tanti governi tecnici che hanno distrutto, peggio ancora di quanto già avevano fatto quelli politici, il nostro paese, e questo nuovo presidente nella Seconda Repubblica era il marito di uno dei magistrati che fu incaricato di fare indagini e seguire il dibattimento sulla strage di Via D'Amelio. Mi riferisco al professore Adelfio Cardinale e alla dottoressa Anna Palma. Ora, perché il Castello Utveggio è un altro luogo, e cioè Villa Igea, un noto albergo palermitano, che fa parte sempre dello stesso mandamento, hanno un particolare rilievo? Alcune cose ce le dicono i collaboratori di giustizia. Era proprio al castello Utveggio che si svolgevano gli incontri fra uomini di Cosa Nostra, proprio di quel mandamento, in particolar modo Gaetano Scotto, e uomini dei servizi di sicurezza. E sempre di quel mandamento fa parte Fondo Pipitone, che è un luogo vicino al mare dell'Arenella, che non è diciamo
parente di Giuseppe Pipitone, che era il luogo nel quale, come ci hanno detto i componenti della famiglia Galatolo, ma non solo i componenti della famiglia Galatolo, si svolgevano degli strani summit che vedevano partecipare uomini della mafia e collaboratori esterni della mafia, diciamo dei concorrenti esterni che però avevano la veste di funzionari di polizia o dei servizi di sicurezza. E allora perché questi luoghi sono decisivi? Perché sono i luoghi nel quale si è sviluppata purtroppo il riduzionismo della convenzione giornalistica ci ha portato a immaginare che le contiguità o le scelte di sinergia o addirittura gli abbracci fra Cosa Nostra e pezzi delle istituzioni facciano riferimento solo al biennio della cosiddetta trattativa, cioè quella che è stata oggetto del processo in parallelismo con le stragi del 92-93. In realtà questa è una favola per gonzi, perché ovviamente le contiguità risalgono a epoca nella quale neanche io ero nato, non solo Giuseppe Pipitone, quindi vi lascio immaginare, ma hanno seguito una strategia che in realtà non era la strategia della criminalità organizzata. Per intenderci, vale sempre quello che diceva Giovanni Falcone, e cioè Cosa Nostra era un'organizzazione autonoma e indipendente. Diciamo che come con l'articolo 7 della Costituzione sono stati nel 47 tracciati i confini dei rapporti fra Stato e Chiesa, esattamente allo stesso modo Stato e Cosa Nostra erano entità autonome e indipendenti con una loro sovranità. Cosa Nostra non si è mai sottomessa a ordini che venivano dall'esterno. Quando Cosa Nostra ha deciso di assumere insieme ad altri delle decisioni, l'ha fatto per proprio interesse personale, ma in quei casi l'interesse di Cosa Nostra è stato aderendo a iniziative di altre, è stato anche al servizio di altri interessi. Quello che è successo su via D'Amelio non c'è dubbio che risponde esattamente a questa logica. E in fondo, se mi posso permettere, chiedo scusa per il ritardo, ma non è dipeso esattamente dalla mia volontà, a conclusione del discorso e a dare un po' il senso del libro, che è La Repubblica delle Stragi, e cioè il nostro è un paese in cui ci sono state tante esperienze istituzionali positive, pezzi di società davvero ammirevoli, e però la storia del paese è proprio per certi versi incardinata su alcuni delitti che l'hanno indirizzata. Beh, si potrebbe dire, per converso, seppure fa un po' male, che ci sono anche stragi della Repubblica. Non c'è solo la Repubblica delle stragi, stragi della Repubblica nel senso che ci sono stragi che sono state compiute anche da organizzazioni criminali, e via D'Amelio fra queste, perché compiuta anche da Cosa Nostra, ma non c'è dubbio che non solo nel livello degli interessi che hanno mosso le cose, che poi, secondo la logica di Gorrieri, collaboratore di Moro per cerchi concentrici, hanno mosso gli ultimi attori che hanno messo l'esplosivo e hanno pigiato il telecomando, ma addirittura sia nella fase ideativa sia nella fase esecutiva hanno visto senza ombra di dubbio come finalmente la sentenza del Borsellino Quater ha scritto. Un tempo prendevano Salvatore per pazzo quando scrisse nel 2007, 19 luglio 1992, una strage di Stato. Credo di avere detto alla lettera il titolo di quel suo scritto. Bene, quello che aveva profetizzato in qualche modo Salvatore nel 2007, oggi è scritto in una sentenza pronunciata in nome del popolo italiano. Ma in quella sentenza emessa dalla Corte d'Assise di Caltanissetta, che ha veramente dato lustro nella gestione del processo Borsellino Quater, dato lustro alla giustizia. Quella è una sentenza che ha fatto giustizia in modo pieno ed è una
sentenza, ed è stata una corte, che ha consentito a Salvatore e al suo avvocato di poter continuare ad avere residenza nelle aule di questa Repubblica, dovendosi alle volte scontrare, spiace dirlo, non solo, anzi quasi mai, con le difese dei mafiosi, ma alle volte, questa è una cosa che è successa nel Borsellino Quater, ma ve la dico come esperienza mia personale, non solo di avvocato di Salvatore Borsellino, anche in altri processi e anche a tutt'altre latitudini, anzi perfino peggio a tutt'altre latitudini, e per altre latitudini intendo questa latitudine, questa di Milano, dove, e faccio un altro esempio, processo per l'omicidio del procuratore Bruno Caccia, io ho avuto fatta la guerra dalla Procura della Repubblica di Milano nelle persone della dottoressa Ilda Boccassini e del dottor Marcello Tatangelo, epigono di uno di quei votanti del CSM del gennaio 1988, se non ricordo male. Dicevo, ci siamo trovati a poter affrontare quel processo e poi a ottenere ragione. Io e Salvatore siamo stati, a parte il difensore di Scarantino, l'unica parte processuale che disse esplicitamente alla Corte: non condannate Scarantino. Tutti gli altri, anche certi avvocati di parte civile che poi si propongono come i veri detentori della verità e che dicono: ecco, noi abbiamo scoperto tutto, avevano scoperto tutto, però avevano ritenuto che andasse condannato Scarantino, anziché essere aperto il processo, come noi avevamo sostenuto nel dibattimento e poi abbiamo ottenuto, e oggi c'è quel processo, andasse aperto il processo a coloro che avevano costretto fisicamente, con torture, Scarantino a non dire quelle cose, ma a firmare verbali in cui c'erano cose che Scarantino non sapeva e che erano sapute da chi? Dagli investigatori. Allora, questo è il quadro, e questo quadro ci dice che Cosa Nostra ha aderito a iniziative anche di altri, ma Cosa Nostra ha fatto il proprio interesse, ha pensato di fare il proprio interesse. Se dobbiamo guardare proprio con logica, col senno di poi, io non so quanto Cosa Nostra nel suo insieme abbia ottenuto benefici dalla sua adesione a quella scelta che non era solo sua, però forse una parte, quella provenzaniana, sì, sicuramente non la parte riniana. Certo è che andrebbe, ed è questo l'obiettivo che dovrebbe avere la giurisdizione in questo momento, andrebbe affrontato il problema serio della ricerca e dell'accertamento della verità sulle responsabilità esterne a Cosa Nostra. Vi dico l'ultima cosa che è emersa oggi nell'udienza del processo a carico di Mario Bo, funzionario di polizia del gruppo Falcone Borsellino, e altri due poliziotti. Voi sapete tutti come l'1 luglio del 1992 Paolo Borsellino, mentre stava interrogando Gaspare Mutolo, il quale all'atere dell'interrogatorio gli dice: guardi, i problemi non sono solo Cosa Nostra, i problemi sono Bruno Contrada, che in quel momento era uno dei vertici del SISD, i problemi sono anche nei suoi colleghi, compreso uno, almeno uno, che aveva sostenuto l'accusa, ma forse non solo uno, nel maxi processo, e cioè il dottore Signorino. Sono questi i grossi problemi, perché Cosa Nostra c'ha i killer, ma i problemi poi li aggiusta con le contiguità istituzionali. In quel momento Paolo Borsellino viene chiamato al Viminale a incontrare un mancino che non se lo ricorderà mai, perché naturalmente l'1 luglio del 1992 chi volete che sapesse che faccia aveva Paolo Borsellino? Era uno sconosciuto, probabilmente le puntate di Chi l'ha visto erano dedicate: quale sarà la faccia di Paolo Borsellino? E Mancino neanche le aveva viste. Qual è il punto? Il punto è, dato emerso oggi durante la testimonianza di Gioacchino Genchi, che alla parte iniziale di quell'indagine aveva partecipato, noi sappiamo che Paolo Borsellino fu chiamato al telefono. Il problema è che i tabulati dei dati di traffico telefonico di Paolo Borsellino furono acquisiti dalla all'epoca non si chiamava ancora servizio centrale operativo, comunque dalla polizia criminale centrale, e poi furono sviluppati dal dottore Genchi in quel periodo su delega dell'autorità giudiziaria. Il punto è che all'epoca i tabulati telefonici si dividevano, erano due
file che venivano stampati, telefonate in entrata e telefonate in uscita. Nel fascicolo processuale della strage di Via D'Amelio ci sono solo le telefonate in uscita di Paolo Borsellino, non ci sono quelle in entrata, cosicché rimane un buco nero su quale fosse l'utenza che avesse telefonato a Paolo Borsellino mentre stava interrogando Gaspare Mutolo per farlo andare al Viminale. L'avessimo avuto, avremmo saputo da quale ufficio era partita la telefonata, al che si sono tutti nascosti dietro la siepe della impossibilità di risalire a chi aveva telefonato, ed è rimasto quel mistero. Ma tutti i misteri, e questo è il senso del libro, noi non è che abbiamo scritto il Vangelo, abbiamo provato a mettere insieme delle cose su dati oggettivi e a spiegare che in fondo in questo senso abbiamo fatto la parte del bambino della fiaba di Andersen, perché tutto sommato l'imperatore era nudo, perché ci sono delle cose che noi abbiamo scritto e che tanti avevano saputo, alcuni avevano scritto, alcuni avevano volutamente, dolosamente taciuto, che se noi vogliamo davvero vivere in una società democratica non possiamo più tenerci come domande che facciamo solo al nostro foro intimo, ma devono essere impellenze della vita pubblica. Fino a che quelle domande non troveranno risposta, e soprattutto, perdonatemi, fino a che quelle domande saranno poste solo da poche persone che tante altre cose avrebbero pensato di fare, parlo di me, perché poi ci sono giornalisti come Antonella e Peppino e un magistrato come Giovanni Spinosa, tanto avrebbero pensato di fare tranne che scrivere quel libro, quando invece noti mafiologi hanno fatto da lacchè agli apparati di polizia coinvolti nelle stragi. E allora, fino a quando questa questione, che è la questione nodale, cioè non del cercare la verità, ma semplicemente dirla, perché tante cose sono già documentate da atti, fino a quando non ci sarà quella volontà, e chiudo con una nota un po' pessimista, nei momenti di politica debole, come è quello attuale, sono sempre gli apparati che prendono le leve del potere, nella consapevolezza o alle volte perfino nella inconsapevolezza dei detentori ufficiali del potere, della classe politica. Questo è uno di quegli esatti momenti, e ciò che accade al Ministero dell'Interno, io l'ho detto tante volte, mi lascia particolare inquietudine. Dico l'ultima, io mi sono impegnato tra le altre cose nei fatti di uno dei buchi neri di questo paese, Barcellona, Pozzo di Gotto, e dell'omicidio del giornalista Beppe Alfano. Bene, il capo centro del SISDE di Messina del tempo, e il SISDE di Messina fra il 92 e il 93 non è che fece proprio belle parti, diciamo così, oggi è uno dei collaboratori del sottosegretario Luigi Gaetti al Ministero dell'Interno. Capisco che in una certa logica il merito va premiato, io preferirei altri tipi di meriti. Noi siamo ringrazio Fabio che come sempre intanto è illuminante, traccia nuovi spunti di storia che crediamo di conoscere. Assolutamente sì, cittadino di Pietro. Prima di tutto buonasera. Diciamo, mi sembra una domanda per fatto personale fatta da lei. Filippo Salamone era un imprenditore e come sa Di Pietro prima di chiunque altro qua, visto che poi ha avuto antagonista diciamo il fratello magistrato a Brescia, era uno dei vertici del cartello delle imprese che si occupavano della gestione, diciamo, del controllo delle opere pubbliche in Sicilia. In realtà Di Pietro, prima degli altri, sa bene come non è che gli imprenditori siciliani fossero tutti collusi con la mafia e gli imprenditori lombardi fossero dei buoni samaritani.
ognuno aveva le sue specializzazioni, naturalmente. A Milano c'erano altri tipi di specializzazioni, a Milano e in Lombardia, ma non c'è dubbio che il sistema era unico. Vedete, vi faccio riferimento a un personaggio che è nato a Barcellona, a Pozzo di Gotto, ma che è un milanese d'adozione e che a Milano ha contato e ha potuto garantire anche della impunità. Si chiama Rosario Pio Cattafi. Se voi prendete l'informativa del GIGO di Firenze fatta su Cattafi, che ebbe in mano Gabriele Chelazzi, colui che indagava sulle stragi del 93, in quella informativa vedrete che un soggetto che è nato a Barcellona, che all'università viene arrestato perché, preso dalla sua foga fascista, partecipa a episodi di violenza squadrista nei confronti di studenti di sinistra insieme a un tale Pietro Rampulla, l'artificiere della strage di Capaci, insieme al segretario di Avanguardia Nazionale di Reggio Calabria e a tanti altri, e che il 28 aprile, data che come molti di voi sapranno è l'anniversario della morte di Benito Mussolini, il 28 aprile del 1973 decide di commemorare il defunto sparando colpi di mitra Sten alla casa dello studente di Messina. Subito dopo la scarcerazione, perché venne arrestato per quell'episodio, si trasferisce a Milano. A Milano, senza fare un lavoro che sia uno, ma essendo raggiunto da grossissimi indizi per aver partecipato a sequestri di persona che, ad esempio, nel gennaio del 75 fruttavano 2 miliardi e mezzo di lire e che poi finivano in conti in Svizzera, attività che svolgeva insieme non a degli scappati di casa di Barcellona, Pozzo di Gotto o a dei pecorai di Mezzoiuso, ma che svolgeva a Milano con un raider di borsa che si chiamava Gianfranco Ginocchi e che non era proprio nessuno, perché era il compagno di Rosanna Armani, non omonima, sorella e socia del grande della moda. Quei soldi finivano in Svizzera. Solo negli anni 90, dopo che Ginocchi aveva fatto una brutta fine perché sparato da mano amica, impunita, e dopo che ormai quella vicenda e quelle storie erano passate, si è scoperto miracolosamente che quel Gianfranco Ginocchi, che riciclava soldi in un circuito che riciclava soldi anche nei casinò e che ha portato anche a omicidi di magistrati, attentati omicidi di magistrati, la prima autobomba che colpisce un magistrato in Italia non è esplosa a Palermo, è esplosa ad Aosta, a colpire il pretore di Aosta che indagava giusto sul casinò di San Benzan, Giovanni Selis, delitto impunito di cui si è occupato la magistratura, senza ritrovare una soluzione, la magistratura milanese, delitto impunito. Benissimo, quei soldi finivano in Svizzera in un circuito di conti che viene indicato nell'informativa del GIGO di Firenze e si vede che quel Rosario Cattafi aveva rapporti con chi? Col presidente della Consob, con tutti i dirigenti di Finmeccanica, Automelara, Breda, cioè le aziende di Stato trafficanti di armi, e naturalmente tutto il circuito di imprese che in Sicilia facevano riferimento anche a imprese e a enti pararegionali e quindi finanza regionale, che si occupavano della gestione fuori da ogni legalità di gare d'appalto, di concessioni. Questo è Filippo Salamone. In questo contesto era il capo del tavolino delle imprese che si occupavano delle opere pubbliche in Sicilia. Era stato sostanzialmente il, insieme ad alcuni altri, il sostituto di Angelo Siino, che era stato deposto. Un fratello era magistrato, e lo è, penso che ora sia andato in pensione, e si è occupato a Brescia di qualche procedimento che l'ha vista interessata. Il punto è che ci fossero le imprese contigue, e sicuramente quella di Salamone, così come quella di Bini, ma voglio dire, la Calcestruzzi non era proprio nelle mani di Salamone, era nelle mani di Raul Gardini, e non è che ci muoviamo su latitudini siciliane, ci muoviamo nel centro del potere di Palazzo Belgioioso di Milano. Quella è, diciamo, la prova che i milanesi,
fanno finta di avere puzza sotto il naso, ma quando si è trattato di avere soldi perché bisognava finanziare in qualche modo imprese che non venivano gestite molto bene, andavano a prendere liquidità da chiunque la potesse fornire. E naturalmente soggetti che hanno gestito traffici di droga internazionali, poi se andiamo ad allargare, i traffici di droga internazionali portano sempre dei conti correnti in Svizzera, e torniamo pure al territorio di Resuttana, perché se andiamo a vedere l'ultima intervista, una delle ultime interviste rese da Paolo Borsellino, e poi mi taccio, che parla di un tale Pino Lottusi. Qualcuno di voi se lo ricorderà chi era Pino Lottusi? Pino Lottusi era il riciclatore del denaro della famiglia Fidanzati, che è famiglia del gruppo di Resuttana, uomo di Fidanzati era Gaetano Scotto, ma in quei circuiti del riciclaggio nelle banche svizzere non è che Lottusi aveva a che fare con Binnu Ushatturi o Totò Ukurtu, aveva a che fare con la migliore finanza. Se andiamo a scartabellare, guardate gli intrecci societari fra le società che si sono occupate del riciclaggio in Svizzera e le vicende che hanno riguardato processi di mafia, vi assicuro, alcune cose le stiamo elaborando e le scriveremo probabilmente alcuni di noi in un altro libro, veramente emergono notizie davvero sorprendenti. Questo per dire che Sciascia molto tempo prima aveva detto che la linea della Palma saliva. Beh, al 1992 più o meno, secondo me, la linea della Palma era fra Göteborg e Oslo. E va detto che la frase "la mafia è entrata in borsa", Falcone non la spende per un'azienda di Barcellona, Pozzo di Gotto, di Messina, ma proprio per la stessa Calcestruzzi. Siamo in chiusura, spero, diciamo, che tutto quel... ci hanno dato dei minuti in più soltanto perché aspettavamo questo. Sì, esatto, perché c'erano i saluti, le conclusioni di chi ci ha ospitato, e poi mi sa che dobbiamo andare via, dovevamo andare via in realtà 50 minuti fa. Scusatemi. Io so perfettamente che andremo avanti, io per prima, anche ancora per 2 o 3 ore, e sarebbe tutto estremamente interessante. Purtroppo abbiamo, diciamo, un orario, e devo, tra l'altro, approfitto per ringraziare la struttura che ci ha concesso un'ora in più rispetto al previsto, e voglio dire, porgo i miei ringraziamenti. Naturalmente ringrazio il mio collega Piccirillo, che è stato in qualche maniera promotore di questa iniziativa qui ospitata dalla Commissione Antimafia, chiaramente Salvatore Borsellino, Antonella Beccaria, l'avvocato Repici, e chiaramente Angelo Garavaglia. Ringrazio tutti voi che oggi avete voluto partecipare, e rinnovo la disponibilità da parte della Commissione Antimafia di Regione Lombardia di organizzare ancora e ancora e ancora eventi che parlino di lotta e contrasto alle criminalità organizzate all'interno delle istituzioni. Questo è un impegno che ci prendiamo e ci continueremo a prendere. Quindi grazie davvero moltissimo, e vi auguro buona serata.